Perfetto. Ok, buongiorno, benvenuti e benvenute a questo primo incontro del ciclo di quest'anno di Quali professioni per la filosofia, che è il ciclo di workshop che il Dipartimento di Filosofia Piero Martinetti organizza per aiutare la sua popolazione studentesca a orientarsi nella ricerca del lavoro. Inizio facendo quello che farò per la maggior parte della mattinata, cioè cedendo la parola. In questo caso al professor Luca Bianchi, che è il direttore del Dipartimento di Filosofia Piero Martinetti. Luca, a te. Grazie Andrea, grazie a tutti voi. Solo due rapidissime parole di benvenuto da parte del Dipartimento di Filosofia che qui rappresento. Come diceva Andrea, il nostro Dipartimento già da tempo, dal 2018 se ricordo bene, organizza questi incontri dal titolo Quali professioni per la filosofia e pensa che si tratti di un'iniziativa assai importante, tanto che l'abbiamo inclusa nel nostro piano triennale. Abbiamo organizzato vari incontri di questo tipo dal 2020, ahimè, non più in presenza. Anche questo incontro si svolge in questa modalità, ma visto che felicemente vedo la statale oramai piena di studenti, spero che presto potremo farne ancora qualcuno in una delle belle sale del nostro Ateneo. Qual è lo scopo di questi incontri? Sostanzialmente, diciamo così, di affiancare l'attività che viene svolta a livello di Ateneo, in particolare dal COSP, cioè dal nostro ufficio di orientamento e di placement, che qui è rappresentato oggi da Aurelio Schiavone, con delle iniziative più strettamente mirate agli sbocchi professionali del corso di laurea in filosofia e in scienze filosofiche, cioè alla nostra triennale e alla nostra magistrale. Che cosa si fa dopo aver fatto filosofia? Quali sono gli sbocchi? Se mi iscrivo a filosofia, poi che cosa farò? Sono domande che ci vengono poste sempre dai nostri studenti. La risposta inevitabile è che certamente alcune cose non si fanno, ma se ne possono fare tante, anche abbastanza inimmaginabili. Gli sbocchi professionali, sono molteplici e proprio tenuto conto di questa pluralità di sbocchi, noi in questi anni abbiamo invitato figure anche molto diverse fra loro. Abbiamo invitato manager, persone che lavorano nell'ambito della consulenza, delle pubbliche relazioni, delle assicurazioni. Abbiamo invitato persone che lavorano nel mondo dell'editoria, delle agenzie letterarie, ma anche abbiamo ovviamente tenuto conto di sbocchi apparentemente più tradizionali, come quelli dell'insegnamento o del lavoro nella pubblica amministrazione. Anche oggi abbiamo fatto inviti in direzioni diverse, sarà poi Andrea Guardo a presentare i relatori di oggi, che ringrazio tutti per aver accettato il nostro invito. Io spero che questo incontro possa servire a incrociare, per così dire, prospettive diverse e a mostrare da un lato ai nostri studenti quali possono essere gli sbocchi professionali, quali possono essere anche le richieste del mondo del lavoro nei confronti dei laureati in filosofia, quale può essere l'attenzione che il mondo del lavoro riserva ai laureati in filosofia. E al tempo stesso può essere magari, da parte di coloro che abbiamo invitato, l'occasione per ascoltare anche quali sono le prospettive, le ambizioni, le aspirazioni di studenti che si sono laureati, che si stanno, laureando, che stanno studiando filosofia e che si chiedono che cosa possono fare in futuro, hanno magari delle idee anche interessanti su sbocchi professionali. Io non vorrei sottrarre ulteriore tempo, ringrazio tutti voi e vi auguro un lavoro proficuo. Io per quanto possibile cercherò di seguire i lavori di questa mattinata. Grazie Andrea. Grazie mille Luca. Ok, il professor Bianchi è stato molto eloquente, quindi non ho nulla di particolare da aggiungere, se non tre cose brevissime prima di cedere la parola al dottor Schiavone.
Innanzitutto volevo ringraziare a nome non solo mio, ma del Dipartimento nel suo complesso, gli speaker. Come diceva il professor Bianchi, questa è un'iniziativa in cui il Dipartimento crede molto, pensiamo che sia un'iniziativa utile. In effetti sappiamo che l'iniziativa è utile sulla base dell'esperienza degli anni passati, però siamo tutti consci che questa iniziativa è utile soprattutto a per l'apporto che gli speaker danno all'iniziativa. A queste persone che decidono di rinunciare a un po' del loro tempo, ce lo regalano per condividere la loro esperienza, condividere le loro conoscenze. Quindi grazie a nome di tutti a loro. Se questo fosse live, a questo punto penso che farei partire un breve applauso. Purtroppo su Teams queste cose non funzionano così bene, quindi sappiate che qui ci sarebbe stato un applauso, comunque c'è un applauso nei nostri cuori per voi. Scaliamo un paio di marce, una cosa puramente organizzativa, su come sarà organizzata la giornata, o meglio la mattinata. Avremo varie presentazioni e scusatevi, prego di non scrivere in chat a meno che non sia totalmente necessario. Dicevo, avremo varie presentazioni e dopo ogni presentazione ci sarà un po' di tempo per delle domande. Il modo penso più efficace per gestire le domande è se voi le scrivete semplicemente nella chat, in modo che io possa tracciare l'ordine e non debba tenere d'occhio l'ordine in cui sono state alzate le manine. Infine, ultimissima cosa, questo è il primo di una serie di quelli che dovrebbero essere tre incontri. Il secondo incontro si terrà realisticamente nel secondo venerdì di dicembre e il suo obiettivo è quello di ampliare ulteriormente i confini della vostra immaginazione, allargando ancora un po' il campo delle possibilità di quali sono le possibili professioni per la filosofia. Quindi sarà un incontro analogo a questo. Dovremo avere invece un terzo incontro, realisticamente a febbraio, dedicato all'insegnamento. Questo terzo incontro è condizionale sull'uscita di un decreto legge che aspettiamo per dicembre, che dovrebbe fare un po' di chiarezza sulla situazione. Quindi aspettiamo l'uscita di questo decreto legge, daremo un po' di tempo al professor Garavaglia di studiarselo nel dettaglio e poi dovremo organizzare appunto un terzo incontro dedicato al mondo della scuola in cui parlerà sicuramente un rappresentante del ministero, parlerà il professor Garavaglia e ho intenzione di invitare magari un paio di docenti a condividere la loro esperienza. Quindi questo è il programma. In ogni caso verrete informati di questi altri due incontri esattamente nel modo in cui siete stati informati di questo primo incontro. Ok, prima di partire con la nostra prima relatrice, voglio cedere la parola al dottor Aurelio Schiavone. Il dottor Schiavone lavora al COSP, nell'ufficio orientamento post laurea e placement. Il COSP, come notava anche prima il professor Bianchi, fa un grande lavoro nell'aiutare la nostra popolazione studentesca a orientarsi nella ricerca di un'occupazione ed offre una serie di servizi. Detto questo, forse a volte gli studenti non sono consci di tutti i servizi che il COSP offre, quindi abbiamo pensato che fosse una buona idea partire con una breve presentazione di questi servizi. Quindi, dottor Schiavone, a lei la parola. Perfetto, grazie mille innanzitutto per l'invito a tutto il Dipartimento e a voi organizzatori. Appunto, io vorrei prendermi qualche minuto per descrivere quelli che sono i servizi del COSP. Io sono appunto Aurelio Schiavone, faccio parte dell'ufficio placement, il COSP ha diversi uffici. L'obiettivo delle nostre attività chiaramente è quello di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e non solo. Secondo me la cosa più efficace è condividere lo schermo e farvi vedere direttamente a partire dal sito internet dove sono reperibili le informazioni relative appunto ai servizi che offriamo a livello di COSP. Partirei appunto direttamente proprio dall'home page del sito, questo è il sito che tutti conosciamo, quello dell'Università di Milano. Cliccando su studiare, accediamo alla sezione. Ecco qua, stage e lavoro. Noi ci occupiamo sostanzialmente di questo aspetto. Per noi intendo in questo caso noi dell'ufficio placement e anche i colleghi dell'ufficio stage che fa parte sempre del COSP. Sostanzialmente oggi vorrei parlarvi velocissimamente di tre grandi parti fondamentali relative ai nostri servizi. Il primo è questo, è il box orientarsi al lavoro.
All'interno di questa sezione troviamo due servizi che abbiamo messo a disposizione di studenti e neolaureati principalmente. Noi per neolaureati intendiamo coloro i quali hanno conseguito un titolo da non più di 12 mesi. Il primo è lo sportello lavoro. Cos'è lo sportello lavoro? Lo sportello lavoro è un permette di avere gestire appunto delle consulenze individuali, che attualmente stiamo facendo tramite Teams, sul proprio curriculum vitae. È interessante verificare come molte volte, ad esempio, noi vediamo una discrepanza rispetto a quanto inserito all'interno del CV da parte di uno studente e quanto poi emerge durante il discorso che si fa con lo studente stesso. Quindi è un colloquio sempre gratuito, ovviamente, tutti i servizi a cui ci riferimento sono chiaramente gratuiti, individuale, dura un'ora circa su Teams, e è appunto durante questa oretta con un nostro consulente interno anche esterno si analizza il proprio CV e si fa un ragionamento un po' più ampio rispetto a quello che è il proprio progetto. Quindi è un servizio molto interessante. Per attivarlo è sufficiente inviare un'email al nostro indirizzo placement.aziende@unimi.it e verrete ricontattati molto rapidamente per fissare appunto un colloquio. Quindi questo è il primissimo servizio. Vado un po' veloce perché sono molti e non vorrei rubare poi troppo tempo. Da quest'anno abbiamo attivato anche in via sperimentale lo stesso servizio in inglese per gli studenti internazionali, ma la logica è sempre la stessa. Allo sportello lavoro si affiancano anche gli incontri di orientamento al lavoro. Sono incontri che appunto noi organizziamo e gestiamo direttamente a livello di COSP e che vedono anche la collaborazione da parte di aziende, comunque enti esterni. In questo momento, in questo preciso periodo, tutto quanto vedrete che è molto centrato sulla Virtual Job Fair, di cui parlerò a brevissimo, che è il principale evento insomma, che organizziamo noi a livello di ufficio. Comunque sappiate che in questa sezione trovate il calendario aggiornato di tutti gli incontri di orientamento al lavoro, che fanno riferimento anche a diverse tipologie di studenti neolaureati, chiaramente. Noi ci rivolgiamo all'intero Ateneo. Sappiate anche, se può essere utile, che tutto questo confluisce nel calendario eventi. Questo è il calendario di tutti gli eventi di Ateneo. Quindi può essere uno strumento interessante, ve lo segnalo perché magari non tutti lo conoscono, per capire cosa organizza il nostro Ateneo oggi e quali sono i prossimi appuntamenti. Tornando indietro, nella sezione precedente, oltre alla sezione orientarsi al lavoro, abbiamo un altro punto fondamentale che gestisce il nostro ufficio, è quello dei CV e delle offerte di lavoro e stage. Piccola informazione, magari sapete già di cosa sto parlando, però è sempre utile. La differenza tra tirocini curriculari ed extracurriculari. Tutti gli studenti hanno la possibilità di attivare un tirocino curriculare, quindi durante il periodo di studi, o extracurriculare, quindi entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo. Dove si possono visualizzare le opportunità attualmente disponibili per voi? Nella bacheca offerte di lavoro e stage. È un servizio che è strutturato sulla base della piattaforma Alma Laurea e che voi avete già a disposizione. È sufficiente, nel caso in cui non l'abbiate mai fatto, ancora fatto più che altro, effettuare l'iscrizione che si fa una volta, anche questo chiaramente è un servizio gratuito, e compilare il vostro CV online all'interno della bacheca Alma Laurea. Una volta fatto questo potrete visualizzare gli annunci ed eventualmente candidarvi, e quindi tutto avviene sempre tramite Alma Laurea. Mi prendo qualche secondo anche per farvi vedere come è fatta proprio la bacheca annunci. In questo caso non ho fatto il login perché chiaramente non sono uno studente, quindi non avrei la vostra stessa visualizzazione. Sappiate però che gestiamo una mole importante di annunci. La bacheca si aggiorna quotidianamente. Li gestiamo direttamente noi, nel senso che li validiamo, e la cosa più importante è che vi dà una fotografia delle richieste, delle offerte più che altro di tirocini curriculari extracurriculari e di lavoro che le aziende propongono ai nostri utenti oggi. Tutti gli annunci che trovate hanno una durata massima di 2 mesi, quindi comunque c'è un ricambio abbastanza importante. La cosa interessante, ed è il suggerimento che diamo noi sempre, è quello di utilizzare i filtri proprio per fare un ragionamento rispetto alle modalità di ricerca di un'opportunità. Il filtro principale, ad esempio, è quello dell'area disciplinare. In questo caso, selezionando ad esempio letterario, vediamo che
oggi ci sono 188 annunci disponibili tra tirocini curriculari, lavori a tempo indeterminato, quindi insomma opportunità sia di lavoro che di tirocini. Quindi potete dare un occhio alla bacheca. In questo caso vedete che io ho fatto l'accesso da esterno, quindi sono annunci che sono visualizzabili anche senza effettuare il login. Per potersi candidare invece è chiaramente necessario iscriversi, cosa che è possibile fare attraverso questo strumento solo per i nostri utenti, quindi il login si fa direttamente da Unimia. Vedete che anche qui abbiamo messo il rimando allo sportello lavoro, perché chiaramente i due servizi sono collegati. Oltre a questo abbiamo gli incontri con le aziende. Qui arriviamo a quello che appunto avevo anticipato prima, quindi l'evento più importante per quanto riguarda il nostro ufficio, che ci sta prendendo moltissime energie in questo periodo. Partiamo, teniamolo per ultimo. In questa sezione è possibile visualizzare opportunità e recruiting day esterni, quindi è un altro calendario. Queste sono attività che noi andiamo a promuovere perché appunto sono ritenute interessanti per i nostri studenti. Sono sempre attività gratuite. Vedete che ad esempio una cosa importante che mi premeva a segnalare, attualmente è in corso questa iniziativa Palestre Digitali, un corso gratuito molto interessante. Ve lo segnalo perché il 60% dei posti è riservato a laureandi e laureati in materie umanistiche. Quindi date sempre un occhio anche a questo genere di opportunità, perché sono davvero interessanti e, ripeto, poi sono da noi filtrate, quindi non troverete mai opportunità che esulano troppo da quello che è il contesto universitario. Altra cosa sono i recruiting day in statale. Qui sarò un po' più veloce perché attualmente queste iniziative sono sospese perché si effettuavano fisicamente anche in università, però sappiate che esiste anche questa opportunità. Abbiamo organizzato alcune di queste iniziative online, però le riproporremo chiaramente appena possibile nella modalità più consona, quindi quella in statale, per arrivare poi alla Job Fair. Qui diciamo che dedicherò un po' più di tempo. Questo è l'evento che è principale per il nostro ufficio, lo organizziamo tutti gli anni in questo periodo. Quest'anno si terrà dall'8 al 19 novembre e per il secondo anno consecutivo si terrà in modalità online. Cosa si farà durante questa Job Fair? Sostanzialmente sarà la possibilità per voi di entrare in contatto diretto con numerose aziende. In questo caso, quest'anno saranno 94, abbiamo inserito oltre 90 grandi aziende, le adesioni da parte delle aziende sono ormai chiuse. Come funziona? Quindi dall'8 al 19 novembre sarà possibile entrare in contatto con queste aziende attraverso loro presentazione aziendale e non solo. Di cosa si parla quindi? Tutte queste aziende avranno a disposizione uno slot su Zoom per potersi presentare se stessi e le opportunità di lavoro e di tirocini che hanno in questo momento. Questo elenco di aziende sarà filtrabile anche per aree disciplinari di interesse da parte delle aziende. Mi spiego meglio: all'atto dell'adesione noi abbiamo chiesto alle aziende di specificare a quale tipologia di target si riferiscono, quindi quali sono le opportunità a disposizione. E quindi sarà possibile filtrare per voi per area, ad esempio, verificare le aziende che hanno delle opportunità in questo momento. Sarà possibile quindi visualizzare presentazioni aziendali della durata di 45 minuti, porre tutte le domande del caso alle aziende ed eventualmente, se siete interessati, candidarvi. Ci si candiderà non tanto la singola posizione che sarà comunque descritta all'interno della pagina della company page. Adesso vi faccio vedere una piccolissima anteprima. Questo esempio è la company page di PwC, quindi sarà possibile visualizzare, attualmente non è disponibile per gli utenti esterni. Piccola descrizione dell'azienda, le opportunità a livello di tipologie disponibili oggi, le facoltà di interesse e le posizioni aperte, quindi sarà possibile visualizzare il dettaglio di ogni posizione aperta e sarà possibile poi candidarsi eventualmente. Come appunto stavo dicendo prima, ci si candida all'azienda, nei confronti dell'azienda, non della singola posizione. Sarà poi l'azienda a prendere contatti diretti con i candidati per eventualmente approfondire la conoscenza anche in un secondo momento. Questo è il dettaglio della presentazione aziendale che PwC farà quest'anno, quindi il 10 novembre alle ore 10.
piccola presentazione anche video, e questo è il semplicissimo form di registrazione all'incontro. Per partecipare alla Virtual Job Fair è sufficiente fare l'iscrizione all'evento, si tratterà anche in questo caso di un semplicissimo form online, e sarà possibile farlo dal 25 ottobre. Questo elenco comunque è già visibile online, quindi il sito è già visualizzabile, abbiamo fatto insieme il percorso proprio per arrivare direttamente. Tutto sarà possibile dal 25 ottobre. All'atto della registrazione all'evento si caricherà un proprio CV, questo è importante perché è quello che poi sarà inoltrato automaticamente alle aziende per le quali eventualmente invierete la candidatura. Ed è un evento per noi molto importante, ci stiamo lavorando moltissimo, quindi stiamo facendo di tutto affinché possa essere utile chiaramente per voi. In questo senso stiamo anche organizzando dei webinar di preparazione alla Virtual Job Fair. Si terranno in queste date, abbiamo fatto già il primo incontro, il prossimo sarà lunedì alle 10.30, anche qui ci si può iscrivere attraverso la statale news, quindi calendario eventi, career service, quello che vi ho fatto vedere prima. Comunque trovate il dettaglio sul sito internet. Durante questi brevi incontri appunto descriveremo il più possibile l'evento. Detto questo, io penso di aver anche esaurito i 10 minuti a disposizione. Adesso appunto, come anticipavo, siamo presissimi con la Job Fair perché siamo proprio in dirittura d'arrivo. Sarà pubblicato a breve il calendario anche degli eventi di orientamento correlati alla Job Fair, quindi ci saranno degli eventi non di presentazione aziendale, ma di orientamento al lavoro. Ci sarà un incontro con Camera di Commercio, ci sarà un incontro con LinkedIn, quindi il dettaglio di tutte le opportunità di orientamento correlate alla Virtual Job Fair sarà reperibile sempre qui all'interno di questa pagina. Io avrei concluso la parte relativa ai servizi, alla brevissima carrellata dedicata appunto ai servizi del COSPO e nello specifico del mio ufficio. Parlo appunto dell'ufficio placement, nel senso che ci sono molte altre iniziative gestite, servizi più che altro gestiti dai colleghi dell'ufficio stage, che sono un po' più, diciamo, operative per, in questo caso, l'attivazione dei tirocini. Io non so se c'è la possibilità eventualmente di raccogliere domande adesso, se ci sono. Assolutamente, oppure... anzi, è stato chiarissimo, dottor Schiavone, però darei magari ora qualche secondo agli studenti, se hanno delle domande, per scriverle in chat. Nel frattempo io semplicemente incoraggio i nostri studenti e le nostre studentesse a partecipare alla Virtual Job Fair, esistita al tempo in cui mi sono laureato io, sarebbe stata una cosa fantastica e avrei sicuramente partecipato. Incoraggio a servirsi in generale dei servizi del COSP, quindi sia del suo ufficio che degli altri uffici, e incoraggio gli studenti e le studentesse, anche se non hanno domande adesso eventualmente, ma se avranno domande in futuro, di scrivervi, perché lei, dottor, Non sento bene. Contattateli. Notavo anche il suo audio, a volte mi saltava un pochettino. Comunque ho semplicemente incoraggiato gli studenti a contattarvi anche via email, anche se non hanno domande adesso. Sicuramente, l'email è placement.aziende@unimi.it ed è la stessa reperibile all'interno del sito internet. Perfetto, benissimo. Dottor Schiavone, allora, se poi magari mi manda le slide, provvederò a caricarle qua sul... aveva delle slide, erano slide. In realtà ho condiviso il sito internet. Sì, esatto, niente, allora nulla da caricare. Allora niente, buona giornata e possiamo passare alla nostra prima relatrice. Grazie ancora a tutti quanti e a presto. Allora, buongiorno Francesca. Allora, la nostra prima relatrice è Francesca Molteni. Francesca è, come molti dei nostri relatori oggi, un'ex studentessa del nostro dipartimento. Dopo essersi laureata ha avuto varie esperienze lavorative fino a che nel 2009 ha deciso di creare qualcosa di nuovo e ha fondato la Muse Factory of Projects, che tuttora dirige. Non vado in ulteriori dettagli perché il talk di Francesca dovrebbe darci questi dettagli. Quindi Francesca, lascio a te la parola, prego.
Grazie, grazie Andrea, grazie a tutti voi per questo invito. Chiedo magari ad Andrea se vuole condividere lui, che forse è più semplice, la presentazione che ho mandato ieri, se no lo posso fare io. Abbiamo circa insomma una ventina di minuti, Andrea, quindi direi che possiamo cominciare diciamo dagli albori, visto che Andrea mi aveva chiesto di essere molto, come dire, pragmatica nei miei suggerimenti. Il mio primo, come dire, incontro col mondo del lavoro è stato durante l'università. Avevo la passione, ho sempre avuto la passione per la scrittura, per lo studio, per diciamo le discipline umanistiche, per cui la prima cosa che ho fatto e che suggerisco agli studenti di fare è stata la correttrice di bozze per una rivista, in quel caso una rivista di architettura bimensile, molto interessante, molto approfondita, bilingue, quindi quello è stato il primo incontro e credo sia fondamentale che il primo incontro avvenga già durante gli anni dell'università, insomma, con il mondo del lavoro, che vuol dire confrontarsi con dinamiche completamente nuove rispetto all'università e con, come dire, competenze diverse, non solo professionali, ma anche in qualche modo, ecco, umane, che vengono chieste per inserirsi in un gruppo di lavoro che è già stabilito, e di solito chi arriva dall'università è spesso, diciamo, il più giovane, ecco, del gruppo. Fare un lavoro di questo tipo, di semplice correzione bozze, per me è stato fondamentale, perché oggi se vedo un libro con un errore di solito non mi scappa, e questo nel lavoro che adesso vi racconterò è stato fondamentale, cioè saper leggere e vedere un testo non solo dal punto di vista dei contenuti più, come dire, teorici, ma anche proprio come un oggetto, un libro, una pagina stampata, anche una pagina web, ha, come dire, le sue regole linguistiche, le sue regole di formali, e quella è la prima cosa che io guardo anche quando faccio un colloquio, per esempio, con qualcuno. Guardo come scrive, guardo se è attento a vedere una serie di piccoli errori che sono normali, ma poco, come dire, accettati nel mondo dell'editoria. Dopo vari percorsi, il primo incontro, diciamo invece vero, è stato durante la mia tesi di laurea, il momento in cui mi ero occupata nella scrittura, tesi che ho discusso con il professor Spinici, che saluto come relatore, a cui sono ancora molto grata per avermi fatto conoscere il seminario di filosofia delle immagini, perché in qualche modo quello che ho fatto dopo era già scritto forse in quel seminario. Guardando, all'epoca esisteva il Corriere Lavoro, era un inserto del Corriere della Sera, e tra i vari annunci che guardavo, devo dire quasi più per curiosità di nuovo, diciamo, umana, che non per un reale interesse lavorativo, ho visto che selezionavano 15 persone stagisti per un corso di produzioni e tecniche audiovisive per la televisione. A quel punto, un po', devo dirvi così, con l'idea che forse la scrittura per immagini poteva essere altrettanto interessante quanto la scrittura di un testo scritto, mi sono presentata a questo colloquio, convinta che non mi avrebbero preso perché non avevo nessuna competenza né televisiva né fotografica, né niente di tutto ciò, e invece proprio il fatto che io venissi da una facoltà appunto come quella di filosofia mi ha aiutato probabilmente a interessare le persone che avevo di fronte, proprio per l'approccio completamente diverso, ecco, rispetto ai miei colleghi più tecnici, chiamiamoli così. Ecco, questo penso che sia una grandissima risorsa per chi studia e si laurea in filosofia. Saper, come dire, guardare le cose imparando ogni volta un po' da zero. E questo è quello che facciamo, che io ho fatto in tutti i miei esami,
pur non essendo, come dire, particolarmente interessata in quel momento al mondo lavorativo, ma è sicuramente stata una risorsa importante anche nel proseguo. Questo corso mi ha portato poi a lavorare per la RAI a Roma, insomma, diventare socio di una casa di produzione, poi sono andata in America, ho fatto un corso breve ma molto fondamentale di regia alla New York University, finché appunto dopo sono tornata a Milano e dopo varie collaborazioni con case di produzione qui, nel 2009 ho pensato che fosse venuto il momento di creare la realtà che volevo, e così è nata Muse, e chiedo ad Andrea Gatti di aiutarmi pure con la proseguo delle slide. Muse o Muse, a seconda che lo si legga, ma va bene in tutti e due i modi, è nata proprio per creare progetti editoriali e video, ma non solo video, che fossero capaci di fondere i vari linguaggi di cui io mi ero occupata e che avevo anche imparato, diciamo, un po' a dominare lavorando appunto nell'audiovisivo. Quindi testi, scrittura, ideazione, questa è la parte fondamentale in tantissimi dei lavori cosiddetti creativi che oggi sono importanti e richiesti, e in cui vi invito, ecco, a inoltrarvi. Televisione, serie, Netflix, il mondo del web, in realtà ci sono tantissime professioni all'interno di questi mondi nuovi, anche tutto sommato, che possono avere grandissimo interesse per un laureato in filosofia. Vai pure Andrea Gatti, intanto io racconto. Muse è nata da una scommessa che è stata quella di una grande installazione durante il Salone del Mobile al Planetario di Milano. Non era mai stata fatta una proiezione all'interno della volta del Planetario, che ha delle conformazioni molto particolari, per cui è stata una sfida. Abbiamo installato 11 proiettori con ovviamente tecnici e specialisti, insomma, di questo tipo di progetti, e lì ho capito che una delle cose, insomma, più interessanti che si poteva fare con il video, al di là, diciamo, degli utilizzi più tradizionali, documentari, film, video, corporate per aziende, era proprio quello di creare mostre, musei, installazioni all'interno di musei che potessero dare vita a degli ambienti in cui il pubblico, i visitatori entrano, partecipano, devono essere coinvolti in una, con una parola un po' ambigua, ma in una esperienza multisensoriale, dove è molto importante quello che si vede, ma forse ancora più importante quello che si sente. È importante creare un percorso per il visitatore, è importante portare, diciamo, chi entra in una di queste esperienze a vivere qualche cosa di nuovo. Per noi, al centro di tutto ciò, c'è sempre una narrazione, c'è una storia, c'è un racconto che è fatto attraverso tutti questi diversi strumenti. Quindi, in qualche modo, penso che noi, quando dico che facciamo progetti editoriali, anche se il video e l'audiovisivo sono senz'altro fondamentali, ecco, per noi è sempre più importante partire da un testo, da una storia, da un racconto scritto. Poi come metterlo in scena, un po' come appunto uno spettacolo teatrale, si può fare in tanti modi e ci sono diverse competenze in campo, ma l'importante è, come dire, avere questa sorta di sceneggiatura alla base. Grazie Andrea, puoi proseguire. Qui ci sono, poi le trovate anche sul nostro sito, le varie produzioni, diciamo, più importanti che abbiamo fatto negli ultimi anni. Questo è l'ultimo film documentario che presenteremo, e ovviamente siete tutti invitati al Teatro Franco Parenti in occasione del Milano Design Film Festival sabato 23 ottobre alle 19. L'ultimo documentario, se vogliamo, più tradizionale, perché è un documentario, diciamo, canonico, è nato con l'idea di celebrare in realtà un'azienda romagnola che per i suoi 40 anni voleva dedicarsi a una festa un po' particolare, quindi hanno pensato a varie iniziative legate al territorio, alla Romagna, a Lugo, dove ha sede questa azienda, e poi li abbiamo piano piano portati invece a fare un progetto che racconti il loro territorio, soprattutto la Via Emilia, che è uno snodo concettuale, fisico, commerciale e anche metaforico di quella regione, ma dell'Italia in generale. Quindi
se verrete avrete la possibilità, abbiamo intervistato anche appunto diverse persone che hanno avuto a che fare, diciamo, con questo territorio, oppure che sono in qualche modo abbiamo chiamato a rispondere a una serie di nostre, diciamo, domande sul tema della soglia. La soglia in architettura è appunto un termine molto specifico e molto tecnico, ma è anche il limite o i limiti che ognuno di noi cerca di superare per migliorarsi. Quindi tra gli intervistati ci sono varie persone, tra cui Andrea Stella, che è un grandissimo oggi velista, che purtroppo ha avuto un incidente tanti anni fa e quindi si è costruito un catamarano a misura di sedia a rotelle, che è il suo mezzo di trasporto, che domina anche con grande naturalezza. Passando pure oltre, insomma, i nostri, come dire, progetti, come vi dicevo, si, ecco, caratterizzano anche per una grande valorizzazione del tema dell'archivio. L'archivio è qualche cosa che oggi in qualche modo è un po' tornato al centro dell'attenzione. L'archivio inteso sia come luogo fisico di conservazione, ovviamente, della documentazione, che può essere relativo a, appunto, a un museo piuttosto che a una realtà imprenditoriale o a un a uno studio di architettura. Noi l'abbiamo interpretato, per esempio, l'archivio dell'Oxac, che è una bellissima, come dire, laboratorio di produzione e non solo di conservazione dei materiali, legato all'Università degli Studi di Parma, e una serie di archivi di artisti e architetti e in generale protagonisti, diciamo, del mondo italiano degli ultimi 50 anni, a cui abbiamo ridato vita in occasione di una mostra, proprio raccontandone alcune peculiarità. Questo tema degli archivi, possiamo pure proseguire, Andrea, grazie, scusami. Questo tema degli archivi l'abbiamo più volte, credo che sia un po', ecco, arriviamo anche al Museo della Filosofia, ci ha caratterizzato perché l'archivio è visto come qualcosa di solito di poco, come dire, di molto polveroso e di molto poco visivo. Ecco, noi siamo, attraverso questo documentario e anche una serie di altri film che abbiamo realizzato, forse il primo è stato sull'archivio di Renzo Piano, dello studio della Fondazione Renzo Piano, abbiamo cercato di raccontare come la memoria sia viva ancora oggi e come questo dialogo tra il passato e il presente sia quello che forse ci può portare a guardare anche il futuro con occhi diversi. Tra i progetti che abbiamo realizzato anche una serie di video per il Museo della Filosofia, appunto, che anche lì hanno permesso di rendere più immediati, più semplici e anche più, come dire, interessanti per un pubblico ampio alcuni temi molto complicati che erano raccontati all'interno del Museo della Filosofia, e questa visualizzazione avveniva attraverso degli iPad. Ecco, un'altra cosa interessante, possiamo pure andare avanti, grazie Andrea, è proprio questa capire, così come un libro, così come un oggetto, diciamo, intellettuale, ha una forma diversa a seconda che si presenti appunto in un testo scientifico, piuttosto che in un libro, in un romanzo, in un saggio o in un testo per il web o per la carta stampata. Ecco, anche noi il nostro sforzo, ogni volta che ci troviamo davanti a un nuovo progetto, è capire, e vi invito a farlo anche, capire a chi è rivolto quel progetto, quel testo, quel video, quel documentario, perché è solo pensando di rivolgersi a qualcuno di esterno da noi che riusciamo a creare, credo, dei progetti capaci di parlare un linguaggio universale. Ecco, molte volte ho incontrato registi, autori che lavorano appunto nel mondo della produzione video, che in qualche modo si credevano artisti, cioè disinteressati completamente all'opinione del pubblico e all'interesse del pubblico. È sicuramente una strada, diciamo che non è la nostra. Ecco, noi, e questo credo che sia importante anche per chi esce appunto da una facoltà come la nostra,
capire che esiste un mondo al di fuori di noi, al di fuori dell'università, al di fuori anche, diciamo, dei mondi più intellettivi che noi ci troviamo a frequentare durante l'università, e che confrontarsi con la realtà pragmatica, le problematiche di dover, per esempio, entrare in un museo, come racconto quel percorso? Ecco, mettersi nella parte di chi vive quell'esperienza e di chi è poi il destinatario di quel testo o di quel video, credo che sia, insomma, forse la cosa più importante che ho imparato nei primi anni del mio lavoro, e che tutt'oggi forse ci caratterizzano rispetto ad altre produzioni. Majesty invece fa parte di un altro bellissimo progetto che abbiamo fatto con l'Istituto Italiano di Cultura di Toronto, dove il direttore, che adesso ha appena concluso il suo incarico, voleva parlare di design, voleva farlo a Toronto, in Canada, che è una realtà molto importante. Naturalmente gli istituti italiani di cultura, come sapete, sono più legati a una visione, diciamo, letteraria della cultura italiana, o artistica o letteraria. Il design, che è pure a Milano, è una disciplina di grande interesse, perché convergono tantissime diverse connessioni tra il mondo dell'imprenditoria, il mondo invece dell'architettura, del design, quindi più, diciamo, della creatività intesa in senso più ampio. Ecco, il mandato di questo dell'Istituto Italiano di Cultura di Toronto era proprio quello di rivolgersi a un pubblico ampio come quello canadese, ma portando anche un po' del design italiano oltreoceano. L'abbiamo fatto con una serie di mostre, tra cui Majesty è stata l'ultima. Purtroppo doveva essere in presenza, e invece, a causa ovviamente condizioni avverse, abbiamo dovuto trasformarla in una mostra digitale. È stato un bellissimo esperimento, potete trovarlo anche questo sia sul sito dell'Istituto Italiano di Cultura di Toronto, anche sul nostro, perché abbiamo trasformato una copia di, diciamo, di una mostra che doveva ruotare intorno a due designer, in una sorta di lettera aperta scritta ai nostri potenziali visitatori, appunto, in cui abbiamo raccontato quello che stavamo vivendo anche durante la pandemia. Gli esempi sono tanti, non abbiamo ancora moltissimo tempo, però vediamo se ce n'è ancora qualcuno, grazie Andrea, che può esservi utile per capire che quello che noi facciamo, come dire, ha sempre l'obiettivo di trasferire un messaggio che è in qualche modo più culturale o di contenuti multimediali, attraverso però appunto un linguaggio più contemporaneo. Oggi credo che ci siano tantissimo bisogno di professionalità e persone che sanno scrivere, ragionare, pensare e creare cose che prima non c'erano. Il web ovviamente è una di queste, come dire, contenitori di possibili sviluppi, ma anche, appunto, come vi dicevo, tutto ciò che sono tutte le istituzioni culturali per cui noi lavoriamo. Demanio Marittimo è un festival di architettura che si svolge ogni anno sulla spiaggia di Senigallia dalle 6 di sera alle 6 di mattina, quindi è una sorta di happening dove su diversi palchi si confrontano diverse esperienze che vanno dal video agli incontri tematici su autori e architetti, ma non solo. È una maratona vera e propria che noi abbiamo raccontato in questo video per i suoi 10 anni. Io ho partecipato a tutte queste maratone, e la cosa di nuovo che vi invito a fare è appunto quella di uscire e confrontarvi con mondi che non sono esattamente i vostri, individuando dei punti di interesse, ma in qualche modo cercando di non mettersi troppi confini, troppe barriere. Salvo, immagino, pochi di voi che rimarranno in università o andranno, diciamo, si dedicheranno più all'insegnamento e alla parte didattica, per tutti gli altri c'è un mondo che ha veramente solo bisogno di persone che hanno le vostre competenze, e soprattutto che sanno, come vi dicevo prima, imparare da zero. Andiamo pure avanti, Andrea, grazie. Ho ancora qualche minuto per andare. Ecco, le professionalità che noi
cerchiamo anche per venire appunto a dei consigli pratici. Sono sicuramente, diciamo, persone che hanno un'affinità, non dico che debbano per forza venire dal mondo della filosofia, ma sicuramente un'affinità e un interesse per gli studi umanistici. Abbiamo una parte, diciamo, di ideazione dei progetti, per cui è fondamentale saper scrivere, saper leggere, saper essere curiosi di quello che succede intorno a noi e saper portare. Vi faccio un esempio molto pratico: adesso stiamo realizzando un documentario su un tessuto molto particolare, che è una storia anche lì di imprenditoria visionaria, che è nata anche quella nelle Marche. Hanno vinto con questo materiale molto particolare un concorso per Expo Dubai con un architetto tedesco, per cui hanno realizzato una serie di spazi, diciamo, non dentro i padiglioni ma nei percorsi tra i padiglioni. E l'altro giorno stavamo guardando alcune delle immagini degli studi del professor Parisi, che gli sono valsi il Nobel per la fisica, e abbiamo visto quelle immagini di migrazioni di parte dei suoi studi, che ci sono servite come associazioni mentali per arrivare a una parte del documentario che non sapevamo come rendere visivamente. Questo per dirvi che leggere tutti i giorni un giornale, magari anche cartaceo, non solo digitale, e avere l'occhio su quello che sulle scoperte, sulle innovazioni, su tutto ciò che possiamo, come dire, che fa parte del nostro universo intellettuale e del mondo del sapere, è fondamentale anche in una professione molto concreta come la nostra. Un luogo amico è un altro progetto per la Fondazione Querini Stampaglia di Venezia, in cui abbiamo raccontato questo luogo meraviglioso attraverso diverse testimonianze. L'abbiamo fatto per i loro 150 anni e poi proiettato a Venezia in varie occasioni anche per la Biennale di Architettura e anche per il Festival del Cinema di Venezia in quell'occasione. Quindi vi dicevo, possiamo pure andare avanti anche un po' veloce, Andrea, grazie, così concludo nei 3 minuti che mi pare mi siano rimasti. Ecco, il potere dell'archivio ve ne avevo già parlato sull'archivio di Renzo Piano. Parlare leggermente, Francesca, e non farti ossessionare troppo. No, lo so, però cerco di essere precisa perché per i tempi anche degli altri che verranno poi dopo di me. Ecco, vi dicevo, c'è una prima parte, diciamo, di ideazione dei nostri progetti, che vuol dire anche cercare delle idee, non solo scrivere qualcosa che già si sa, ma soprattutto guardarsi intorno e capire quali sono le storie interessanti, scriverle, idearle, pensarle e pensare anche a chi proporle. La nostra è una realtà imprenditoriale, quindi seppur siamo dei produttori indipendenti, quindi non siamo legati a nessun network televisivo in particolare, eccetera, né appunto al mondo, per oggi con le piattaforme web cinematografiche si sono allargati anche i confini, siamo produttori indipendenti, quindi ogni nostro progetto deve in qualche modo trovare un finanziatore, un committente o più committenti, o partecipare a un bando europeo, italiano, regionale, eccetera. Non abbiamo, come dire, la sicurezza che tutti i mesi si possa realizzare quello che magari ci piacerebbe, ecco, fare. Quindi dobbiamo sempre trovare un modo per convincere, ecco, della bontà di quello che stiamo proponendo. Il potere dell'archivio è nato come una scommessa. All'inizio, insomma, mi hanno raccontato di queste casse rosse che arrivavano nel deposito dello studio Renzo Piano, con macchette, tutta una serie di disegni, schizzi, piccoli pezzi di progetto, prototipi. Arrivavano da una mostra che era ad Atene, e io, in modo un po' spericolato, come a volte in questo mestiere bisogna fare, ho telefonato e ho chiesto se potevamo cominciare a fare delle riprese di queste casse, perché era un evento unico in quel momento. Arrivavano in una nave container a Genova
e dicendo poi vediamo che cosa farne, ci verrà un'idea. Abbiamo dovuto vincere un po' di resistenze ovviamente da parte dello studio Renzo Piano, ma col tempo si sono abituati alla nostra presenza e adesso insomma abbiamo realizzato anche un altro film per loro che non abbiamo ancora presentato, che racconta il metodo Renzo Piano. È proprio un progetto per lo studio Renzo Piano che racconta, al di là del genio, insomma, del grande architetto che è un po' il deus ex machina di tutta la squadra e il gruppo di lavoro, come invece all'interno dello studio vengono gestiti progetti grandi e importanti come quelli che realizzano loro, che vanno in questo momento dal CERN di Ginevra al Museo del Cinema di Los Angeles, che è appena stato inaugurato. Ecco, come si porta avanti un progetto di squadra quando si deve realizzare e disegnare da zero un progetto così importante, così delicato e così pieno anche di difficoltà pratiche, oltre che fisiche. Ecco. E devo dirvi che una delle cose che sicuramente possiamo dire di avere in comune, insomma, uno studio di architettura e una realtà come la nostra, è la capacità fondamentale di lavorare con gli altri. Questo è un altro suggerimento che vi do. Noi veniamo da studi individuali, perlomeno io raramente riuscivo a studiare, forse con qualcuno facevo finta un po' di studiare, ma più per farsi compagnia che non per il beneficio dello studiare in due. Ecco, devo dirvi che invece facoltà come quella di architettura, che ti costringono a degli esami dove si è in un piccolo gruppo di 4-5 persone, sono però fondamentali, perché poi nella vita si lavora con gli altri. Quando si studia si pensa di, insomma, in qualche modo essere molto autonomi e indipendenti, cosa giustissima, ma poi, come dire, la maggior parte dei lavori che ci vedono coinvolti oggi implicano anche una grande capacità di mettersi in sintonia con gli altri e trovare un modo per lavorare insieme, dividendosi ovviamente i compiti. Qui, e poi concludo la presentazione, magari poi comunque se Andrea vuole, insomma, la possiamo tranquillamente condividere se c'è un modo, anche al di là di questo incontro di questa mattina. La produzione è un mondo molto complesso dove le competenze sono tante, ma qualcuno che sa vedere e capire le competenze degli altri è forse uno degli altri aspetti fondamentali di questa, della nostra attività. Come vi dicevo, c'è un mondo fuori con tantissime storie da raccontare. Ci sono musei, istituzioni culturali, altre che vedete nella nostra presentazione, che hanno bisogno di parlare a un pubblico diverso, più giovane, di divulgare, ecco, il sapere in un modo più immediato e comunicativo. Penso che noi, questa fa parte della cultura, molto della cultura anglosassone, questa capacità di divulgare in modo semplice temi e concetti complessi. Ecco, se vi posso dare un suggerimento, quello è un ambito in cui noi avremo tanto bisogno, ecco, di nuove energie e di nuove capacità, ecco, intellettive, e di tantissima voglia di fare, anche partendo dal basso. Sapete che sul set non è una leggenda, in un set di un film cinematografico veramente la prima cosa che si fa sono i caffè, e questo vuol dire saper ascoltare gli altri, mettersi in un angolo e guardare quello che succede. Ecco, gran parte delle cose si imparano anche così, soprattutto in un mondo complesso come quello di oggi. Io vi ringrazio e non vorrei rubare altro tempo al relatore successivo, quindi vi invito a cercarci, ovviamente, se siete curiosi, sito, Vimeo, e Instagram e tutto il resto. Grazie mille, Francesca. Si sta più che chiara. Allora, vedo che... Ah, ok, perfetto. Grazie, Francesca. Allora, se avete domande, vi chiedo innanzitutto di scriverle nella chat, e vi invito in generale, anche per le prossime presentazioni, se vi vengono in mente domande durante la presentazione, potete già iniziare a scriverle nella chat durante la presentazione, e poi le girerò allo speaker alla fine. Ok, per quanto riguarda i contatti, quindi, Francesca, nel caso il modo migliore per contattarvi è cercarvi appunto su uno dei vostri account, esatto? Francesca?
Senti. Ecco, sì. Sì, è cercarci su uno dei nostri account, il sito è museweb.it e lì poi ci sono tutte le password, eccetera, e le nostre mail. Quindi la preferenza è per museweb, non newsweb, come ero andato io diretto, senza nessun No, dubbio. No, io dico news, poi in Italia alla fine finisce per essere muse, visto che ci occupiamo di arti varie, va benissimo anche muse. Ok, va bene. Prima dicevi sulla condivisione delle slide, quindi dico subito agli studenti e alle studentesse che le slide le caricherò tra i materiali del gruppo, quindi saranno reperibili lì. In realtà volevo farti una domanda io, nel senso che è qualcosa che penso sia emerso un pochettino dalla tua presentazione, nel senso che qua e là hai detto qualche cosa, ma volevo chiederti in un certo senso di fare un sum up di questo. La mia impressione è che tu, insomma, abbia in mente che ci siano delle cose che uno studente può fare già durante la laurea, cose a cui può stare attento per cercare in qualche modo di formarsi al mondo post laurea. Quindi se dovessi identificarne una o due che secondo te non sono ovvie, ma che secondo te possono essere veramente, veramente utili. Ma adesso è arrivata anche una domanda del professor Spinici che è abbastanza simili. Quali competenze? Eccola qua, sì. Paolo, va bene, qua si tradisce la filiazione, perché è esatto. Essenzialmente la stessa. Allora, mi sembra di aver già accennato ovviamente alle competenze linguistiche che in senso ampio, cioè sia saper leggere un testo in un certo modo, saperlo interpretare, saperlo correggere. Ovviamente le competenze anche di lingue straniere sono ormai indispensabili, diciamo almeno l'inglese, noi adesso abbiamo anche molto bisogno del francese, già qua è più difficile. Perché lavoriamo molto con lo Studio Piano, che è appunto a Parigi, la sede principale oltre Genova, e stiamo anche per cominciare un progetto, un documentario su un autore francese molto interessante, quindi già sul francese. Comunque, competenze linguistiche, sia grammaticali, ortografiche, sia ovviamente di lingue straniere, capacità di sapersi mettere al servizio. Capisco che non è facilissimo da spiegare, ma avere la capacità di capire che cosa le persone si aspettano, magari prima, ecco, che arrivino le richieste più formali. Competenze multimediali sono abbastanza fondamentali, però vedo anche da qualcuno che viene a fare degli stage da noi, che oggi io di solito sono quella che chiede a loro, scusami, ma come faccio quella condivisione, ma come faccio quel repost, eccetera. Quindi tutto ciò che riguarda il mondo del web in tutte le sue forme, vedo che è già molto nel DNA, diciamo, di chi oggi ha, appunto si laurea o sta per laurearsi. Senz'altro c'è una consapevolezza che noi abbiamo in più. Ecco, che non avevamo semplicemente perché quel mondo l'abbiamo visto nascere, ma insomma, è fondamentale sapersi muovere all'interno del mondo, diciamo, del web in modo più o meno tecnico, ma è fondamentale. Per la nostra tipologia di lavoro, ovviamente anche tutte le competenze audiovisive sono fondamentali. Quindi fare una foto con un telefonino è una cosa bellissima. Sapere che si sta facendo una foto con un telefonino è un'altra cosa, cioè sapere che quell'immagine ha un significato, che l'inquadratura che tu decidi di dare, quello che vuoi tenere all'interno del quadro e quello che sta fuori dalla cornice è altrettanto importante. Quindi utilizzare tutti i mezzi che oggi sono normalmente in nostro possesso attraverso questo o analogo. Saperli utilizzare con una consapevolezza. Ecco, questo credo che sia la competenza che oggi manca di più perché tutti chiedono social media manager, social media, eccetera. Ma che cosa vuol dire al di là delle competenze tecniche? Vuol dire dominare il linguaggio, conoscere e saper utilizzare il linguaggio, non solo la tecnica. Questo, se posso dire, sono forse le competenze, dal mio punto di vista più interessanti e che soprattutto possono contraddistinguere un laureato in filosofia da un laureato in altre discipline. Non so se ti ho risposto. Grazie mille. Grazie mille, Francesca.
Perfetto, guarda. In questo caso purtroppo solamente in versione diluita, causa la versione non live. E niente, possiamo passare alla nostra seconda speaker. Quindi un saluto a Francesca e Camilla, yeah. Ti chiederei di comparire sullo schermo. Mi vedete? Non ancora? Mi vedete? Eccomi. Eccoti qua, perfetto. Eccoci qua. Ok, perfetto. La nostra seconda speaker è Camilla Dei Giudici. Camilla si è laureata anche lei nel nostro dipartimento nel 2017, corretto Camilla? Sì, corretto, sì. Ok, perfetto. Ok, Camilla viene da e ci parlerà di un'esperienza abbastanza differente rispetto a quella di Francesca, nel senso che lavora nell'ambito inteso in senso abbastanza generale delle risorse. Ti sento un pochino male. Scusami, esatto. Andrea, non ti sento più. Ti ho sentito bene fino okay, adesso? Mi senti adesso? Okay. Sì, ho sentito risorse umane. Mi senti bene adesso? Sì, va bene. Perfetto, stavo dicendo nell'ambito inteso in senso generale delle risorse umane e basta, ti stavo dando la parola. E okay. Niente, raccomando semplicemente agli studenti che ci stanno ascoltando che se hanno domande già durante la presentazione possono tranquillamente scriverle nella chat e poi le prenderemo alla fine. Va bene, grazie mille. Allora, ciao a tutte e a tutti. Appunto, io sono Camilla, mi sono laureata nel 2017, come diceva Andrea, con il professor Spinici, che saluto anche io con affetto. E, di cosa mi occupo oggi? Allora, io in breve progetto e gestisco degli interventi di formazione finanziata per i lavoratori delle aziende. Ecco, in particolare lavoro per uno studio che si chiama Studio Ticon Zero, che è un ente di formazione che si occupa di trovare opportunità di finanziamento per quelle aziende che vogliono fare formazione per i propri lavoratori. Quindi, come diceva anche Andrea, che cosa significa tutto ciò? Penso che sarà abbastanza, detto così, abbastanza vago. Allora, per inquadrarlo, io direi che appunto è un tipo di lavoro che si inserisce nel macro ambito delle risorse umane. È un ambito molto variegato e complesso. Io lo distinguerei in tre funzioni principali per capire come inquadrare quello che faccio io. C'è di sicuro la funzione che viene chiamata payroll, quindi tutte quelle persone che lavorano nelle aziende e gestiscono da un punto di vista amministrativo i lavoratori delle aziende, quindi registrano le presenze, mettono i cedolini, le ferie, i permessi e così via. C'è la funzione forse più conosciuta quando pensiamo alle risorse umane, quindi quella di ricerca e selezione del personale, quindi una persona che si occupa di postare un annuncio di lavoro per un'azienda, di ricercare i candidati migliori, di intervistarli, di selezionarli e così via. Questa penso che sia appunto la funzione più conosciuta. E poi c'è l'ambito della formazione. L'ambito della formazione, secondo me, è quella che invece viene esplorata meno, comunque che forse non si considera, perché quando si parla di formazione siamo tutti abituati a pensare a quella cosa che avviene tra i banchi di scuola o al diciamo tutta il più tra i banchi dell'università. Però esiste tutto il mondo della cosiddetta formazione per gli adulti e in particolare della formazione continua. Cioè la formazione continua è quella tipologia di formazione per adulti che si occupa dei lavoratori, quindi della formazione dei lavoratori. Quindi io in particolare che cosa faccio? Io vorrei spiegarvi un pochino qual è il processo tipo di un progetto che posso gestire insieme ai miei colleghi, questo per dare un'idea più concreta, ecco, vorrei dire cose concrete che aiutino gli studenti con cui ancora empatizzo molto perché insomma mi sono laureata pochi anni fa, tutto sommato, e quindi vorrei che il mio intervento fosse utile e concreto. Ecco. Allora, innanzitutto io, il mio studio è uno studio di consulenza, e cioè dicevo prima che ci occupiamo di formazione, ci sono due modi prevalenti di occuparsi di formazione. Quello di una persona che lavora in un'azienda e fa formazione per i lavoratori della sua azienda, ok? E poi ci sono invece le società di consulenza, che sono delle società che si occupano di
accompagnare le aziende a trovare dei modi per fare formazione per i loro lavoratori. Quindi sono due modi diversi. Da un lato lavori all'interno di un'azienda e per l'azienda, dall'altro sei uno studio che fa consulenza a una serie di clienti, insomma una serie di aziende. Ecco, io lavoro in questo secondo campo. Questo cosa significa? Quindi dicevo, qual è il processo tipo di un progetto che possiamo gestire? Allora, ci chiama l'azienda perché vuole fare formazione, oppure insomma il commerciale trova un'azienda che diventa nostro cliente, vuole fare formazione, però non vuole farla non vuole farla pagando, cioè vuole trovare dei finanziamenti per fare formazione. Ecco, noi facciamo una ricerca su qual è il canale di finanziamento migliore per permettere a questa azienda di fare formazione gratuitamente, perché appunto... ovviamente se un'azienda può non utilizzare delle proprie risorse è molto più incentivata a fare formazione. Comunque negli ultimi anni i canali di finanziamento per la formazione sono la via prevalente, ecco, per fare formazione. Quali sono questi canali? Anzitutto quelli che vengono chiamati fondi interprofessionali, e sono proprio dei fondi che esistono e sono stati costituiti per finanziare interventi di formazione per le aziende. E vengono alimentati, questa è una cosa un po' tecnica, però insomma la dico, vengono alimentati con dei versamenti che vengono tratti dallo stipendio di ogni dipendente, una parte piccolissima, lo 0,30% di ogni stipendio mensile di ogni lavoratore che lavora per un'azienda. Quindi questi fondi vengono alimentati da dei contributi che vengono versati dall'azienda che sceglie di aderire ad uno di questi fondi. Ci sono poi dei canali regionali. Noi lavoriamo in questo caso con la Regione Lombardia, quindi la Regione Lombardia ha un dipartimento preposto alla formazione continua, quindi pubblica bandi a cui le aziende possono partecipare per tramite di enti di formazione come quello per cui lavoro io, oppure altre volte, anche se un po' più raramente, canali che discendono proprio dall'Unione Europea. In realtà a livello tecnico di solito i bandi della Regione Lombardia o comunque i bandi delle regioni, insomma, d'Italia, attingono a fondi dell'Unione Europea, quindi insomma. Quindi troviamo il canale di finanziamento migliore. Il canale di finanziamento migliore qual è? Quello che risponde meglio alle esigenze che l'azienda ci dice. Quindi io voglio fare formazione su questa materia e allora andiamo a trovare quel bando che va a valorizzare quella materia lì. La seconda fase è quella di scrittura del progetto, quindi ogni bando che viene pubblicato ha, come dicevo, degli obiettivi, dei punti che bisogna sviluppare, e quindi lo sforzo di scrittura che facciamo è quello di cercare di ricondurre gli obiettivi del bando a cui stiamo partecipando agli obiettivi dell'azienda, quindi far capire che quel progetto dell'azienda risponde bene agli obiettivi generici della linea di avvisi, insomma di bandi a cui stiamo partecipando. E questo è una parte molto stimolante, perché è una parte vera e propria di scrittura. Di solito ogni bando ha un form che bisogna compilare, quindi ci sono una serie di domande, non so quali, appunto, di cosa si occupa l'azienda, quali sono gli obiettivi che vuole perseguire, quali lavoratori vuole coinvolgere, non so, vuole coinvolgere il reparto amministrativo, il reparto commerciale, vuole coinvolgere degli operai specializzati, che cosa vuole fare, per quante ore, insomma, sono tutte, o qual è il settore, quali sono le difficoltà che sta incontrando nel settore in cui opera. Adesso, dato che c'è questa pandemia, insomma, un po' tutti i progetti iniziano con il Covid, ha portato a una serie di cose molto negative, e quindi questo intervento aiuterà, insomma, l'economia dell'azienda, insomma, vabbè. Ecco, questa è la parte più, una parte prevalentemente di scrittura, ecco. Una volta che il progetto viene approvato, gestiamo poi tutta la parte più operativa, se così vogliamo, cioè gestiamo concretamente lo sviluppo del progetto. Questo cosa significa? Che abbiamo una serie di intermediari, quindi di interlocutori, scusate, quindi da un lato l'azienda, chiaramente, che ha ottenuto il finanziamento, l'azienda e i lavoratori che partecipano alla formazione. Parliamo con i docenti, che possono essere nostri, con insomma dei docenti con cui collaboriamo, oppure dell'azienda stessa, e diciamo
presidiamo il processo in modo che venga svolto secondo quelle che sono le indicazioni e le procedure stabilite per quel tipo di finanziamento, perché chiaramente essendo fondi pubblici ci sono una serie di procedure a cui è necessario attenersi per riuscire poi alla fine a ottenere concretamente il finanziamento. Quindi è un lavoro molto dinamico, perché è un lavoro per progetti, quindi ogni progetto, sebbene abbia, come appunto ho appena detto, una impostazione diciamo definita, quindi delle fasi che tendenzialmente si ripetono, però ogni progetto è a sé, perché un progetto può, non so, sviluppare, nasce per finanziare degli interventi che portino le aziende ad adottare dei piani di smart working. Questo ad esempio è un bando che ha pubblicato la Regione Lombardia, a cui tantissime aziende stanno aderendo, chiaramente perché, visto sempre la pandemia, il Covid, è diventato importante ragionare su come introdurre lo smart working in aziende, quindi allora bisognerà anche un pochino studiare qual è la normativa di riferimento, chiaramente sempre aiutandosi con degli esperti del settore, quindi non è una cosa che si fa da soli, però permette di conoscere tante materie diverse e variegate. Questo è velocemente quello di cui mi occupo, spero sia abbastanza chiaro, se avete domande fatemele chiaramente. La domanda a cui, diciamo, la domanda che sorge forse spontanea è: come ci sono arrivata? Allora, la risposta non è particolarmente romantica. Era la domanda che stavo per farti io. Ecco, esatto. Quindi la risposta non è particolarmente romantica, cioè non ho avuto un'illuminazione sulla via di Damasco, quindi ci sono arrivata abbastanza per caso. Infatti mi ricordo ancora quando uno dei miei primi colloqui, quello che poi sarebbe diventato il mio capo, ecco, il mio responsabile, anche lui tra l'altro laureato in filosofia, mi fece questa domanda: ma perché ti interessa questa roba? Risponderò tra poco perché in questa seconda fase di questo mio intervento vorrei dirvi quali sono i consigli che io avrei voluto ricevere dopo la laurea, o ancora meglio forse un po' prima di laurearmi. Allora, il primo consiglio che cade proprio a fagiolo in questo, insomma, nel contesto di questo webinar che stiamo facendo, è cercare di capire quali sono le possibilità, ok? Perché le possibilità che esistono dopo una laurea in filosofia, intendo chiaramente, non esiste solo l'insegnamento, non esiste solo la ricerca, penso che sia difficile capire in assenza di magari occasioni come questa a cui stiamo partecipando, penso che sia molto difficile capire quali sono le possibilità che ci sono per un laureato in filosofia. E quindi il consiglio che mi sento di dare è partecipare a iniziative come queste, se ce ne sono, ma anche confrontarsi con colleghi che magari lavorano un anno prima di noi, insomma, noi magari stiamo ancora studiando, abbiamo degli amici che iniziano a lavorare, ecco, confrontarsi con loro, perché l'esperienza dei nostri amici, dei nostri colleghi, ci può aprire a degli ambiti che neanche consideravamo. Chiaramente dico questo in assenza di una passione, una direzione molto ben definita, in quel caso chiaramente seguite quella passione. Quindi confrontarsi con gli altri, partecipare a iniziative come queste e aprirsi alle esperienze che ci stanno intorno, ecco, cercare di essere aperti in questo senso. L'altro consiglio che vorrei dare e che insomma vorrei che avessero dato a me è di capire come vendersi in sede di colloquio, e cioè la laurea in filosofia, come dirò alla fine, serve, non è che non serve, però non è una laurea che parla da sola, cioè se io sono laureato in ingegneria gestionale, potrò applicare a una serie di annunci che hanno come tematica la mia laurea, comunque quello che ho studiato in modo abbastanza preciso, faccio un esempio così a caso, e invece non esistono dei lavori per i filosofi, quindi questo che cosa significa? Che ai colloqui bisogna andare preparandosi a rispondere alla domanda che dicevo prima, e cioè: perché sei qui? Perché ti interessa quest'ambito?
E quindi per tornare alla domanda che mi fece, uno dei miei primi colloqui, io effettivamente non avevo una risposta particolarmente precisa. Sono stata molto onesta, cioè ho detto non posso avere la sicurezza che mi piacerà, però per quelle che sono le mie inclinazioni, le mie passioni, per quello che ho studiato, mi sembra una cosa molto bella lavorare sulla formazione in generale nell'ambito della formazione e della formazione per adulti, che appunto non è un ambito così conosciuto. E cioè è molto bella l'idea che non si studia solo 18 anni, 25 e poi basta, fine, cioè abbiamo finito di studiare, abbiamo finito di formarci, no, e invece è molto importante e veramente vitale cercare di formarsi durante tutto il corso della nostra vita, sia... Cosa? È saltato un attimo il tuo audio. E... Adesso mi sentite? Forse è saltato anche a qualcun altro, magari si può ripetere gli ultimi 10 secondi. No, ok, adesso mi sentite? Va meglio? Ok. Ok, no, dicevo che io risposi che è molto bello lavorare in un ambito come quello della formazione per gli adulti, e cioè è bella l'idea, almeno a me piace l'idea, che la formazione non sia solo quella cosa che avviene tra i banchi di scuola per 18, 25 anni, quello che è, ma che durante tutto il corso della nostra vita noi cerchiamo di imparare cose, e soprattutto che le impariamo al lavoro, quindi non solo apprendendo in modo indiretto, perché chiaramente ogni volta che facciamo qualcosa impariamo, ma attraverso degli interventi strutturati, e questo è molto bello. Quindi la mia risposta era abbastanza vaga, ma ha funzionato, e quindi quello che volevo dire è di cercare di prepararvi a questo. E quindi far capire, e questo è un altro consiglio, che quello che state, diciamo che la vostra domanda di lavoro non è un ripiego, non è che volevate insegnare, quindi poi però boh, avete visto questo annuncio e siete, insomma, siete comparsi lì, boh, speriamo. No, far capire che siete lì per un motivo, cioè che avete delle motivazioni per cui siete lì, che possono essere appunto anche molto vaghe, chiaramente, perché se è la prima esperienza di lavoro, io parlo di una prima esperienza di lavoro, chiaramente, se è la prima esperienza di lavoro probabilmente non è che ne avrete tante altre che non siano le ripetizioni o il lavoro in pizzeria, però cercare di dare una risposta a questa domanda, perché sono qui, e anche perché le mie competenze sono utili in questo senso, questo però di questo parlerò verso la fine. Altro consiglio, come dicevo prima, la laurea in filosofia non parla per sé, non è di per sé eloquente, cioè non si capisce bene che cosa sappiamo fare nel mondo del lavoro, non si sa bene che cosa abbiamo imparato e che cosa sappiamo fare, quindi bisogna un po' spiegarlo. E questa è una cosa veramente molto pratica. Quando andrete a vedere gli annunci di lavoro, c'è una descrizione di quello che le mansioni che insomma verranno, che si faranno per quel lavoro, e c'è una descrizione di quelle che sono le competenze e i requisiti che dovete avere per candidarvi. La laurea in filosofia tendenzialmente non è elencata, ma voi candidatevi lo stesso, perché quelle sono, vi chiamano lo stesso. Fatelo lo stesso, perché altrimenti siete bloccati in una serie su tre annunci che hanno la laurea in filosofia, magari non vi interessano, e allora rimanete un po' bloccati. No, andate avanti, perché sicuramente funzionerà. E l'ultimo consiglio è quello di cercare di, da un lato, fare, se potete, se riuscite, delle piccole esperienze lavorative, e con piccole intendo veramente anche il lavoro in pizzeria, perché poi quando vai a lavorare, cioè quando esci dall'università, essere in grado di rispondere al telefono senza un'angoscia incredibile è già tanto, o essere in grado di, cioè perché appunto ho lavorato in pizzeria e mi sono confrontata con un cliente arrabbiato perché ha ricevuto la pizza margherita invece che la pizza con i wurstel, anche quello aiuta, ok? Cioè queste competenze competenze trasversali sono molto, 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 molto utili. E poi quello di incentivare le vostre passioni personali, cioè come diceva anche Francesca prima, mi piace fare foto, ma non nel senso che sì, faccio la foto al tramonto e basta, ma nel senso che sono proprio bravo, so modificare le foto, so
quali sono i formati più utili, quelli ad alta risoluzione, quelli a bassa risoluzione, so editare dei video. Ecco, tutte queste competenze, se voi le sviluppate, potranno esservi utili in modi che adesso neanche immaginate. Cioè, uno entra a lavorare in un posto con l'idea di fare X e Y, ma poi se sei in un posto che cerca di valorizzare le persone che lavorano, tutto quello che voi sapete fare di più verrà sfruttato, ok? Quindi veramente cercate di incentivare le vostre passioni, perché potrebbero esservi utili, o comunque, a parte che è bello farlo, però insomma anche in ambito lavorativo è bello mixare competenze, soprattutto per appunto dei laureati in filosofia che, come vedremo, insomma, come sappiamo perfettamente, non hanno delle competenze tecniche. Adesso spiego cosa intendo. Ecco, queste sono la carrellata di consigli che mi sentivo di dare, non in modo paternalistico, ma proprio veramente perché mi identifico con gli studenti, e quindi sono, insomma, dei consigli che io mi sento di dare in questo senso. L'ultima parte del mio intervento vorrei dedicarla a dire, secondo me, perché la laurea in filosofia non è inutile, ok? Perché io credo che questo sia un pregiudizio che più o meno ci permea un po' tutti. Cioè, insomma, penso che un po' tutti abbiamo questo pregiudizio, anche se sicuramente ce l'ha la società, ecco, a livello di società secondo me c'è. Allora, siccome non sono Aristotele, non vi dirò che la filosofia è la scienza più alta, proprio perché non serve a nulla, vorrei appunto dire perché secondo me quello che state studiando serve e ha un senso, e ha senso studiare. Allora, io direi che la laurea in filosofia non aiuta ad avere delle competenze, quelle che, allora, diciamo, nel mio ambito si distinguono due tipologie di competenze: le competenze trasversali o soft, le famose soft skills, che è impossibile da dire, però insomma le competenze soft, e le competenze tecnico-professionali. Cosa sono le competenze tecnico-professionali? Sono tutte quelle cose tutte quelle abilità che si mettono in campo per fare qualcosa. Quindi, ad esempio, sono uno chef, so come si fa un risotto, quindi metto in campo delle abilità e delle conoscenze per fare un risotto. Sono un operaio specializzato, so come si utilizza un carrello elevatore. Sono uno sviluppatore, so programmare. Queste sono competenze tecnico-pratiche e professionalizzanti, e sono anche quelle competenze, io direi, che tendenzialmente si imparano lavorando, ok? Cioè si acquisiscono lavorando. Ci sono poi le competenze, come dicevo, trasversali, che forse sono un po' più difficili da acquisire, tant'è che i manager d'azienda non fanno corsi di formazione sulle prime competenze, ma le fanno sulle seconde. Cosa sono le competenze trasversali? Sono quelle competenze, appunto, che trasversalmente servono a fare quello che facciamo. Ma non servono nei contenuti, servono nelle modalità, direi. E quali sono? Quali sono soprattutto quelle che, secondo me, la laurea in filosofia aiuta a sviluppare? Una capacità di analisi del contesto. Quindi, spesso al lavoro ci danno dei compiti che sembrano essere molto specifici e molto di dettaglio, ma riuscire ad allargarsi e ad analizzare il contesto che c'è sempre, quindi allargarsi un pochino, questo aiuta tantissimo. Quindi non mi vado solo a studiare il bando specifico, ma mi chiedo, ma in quale linea di intervento si inserisce? Quali sono, ad esempio, qual è il programma che la Regione Lombardia sta cercando di portare avanti? Quindi l'analisi del contesto, secondo me, è qualcosa che studiando filosofia si sviluppa. Il pensiero critico, chiaramente, insomma, oserei dire che forse è la caratteristica più importante
di un filosofo, la capacità di avere pensiero critico, e questo anche nel mondo del lavoro aiuta, perché spesso ci si trova davanti a delle situazioni che sembrano essere quelle, sono sempre state quelle, saranno sempre quelle, ma avere una capacità di pensiero critico e quindi una capacità di problem solving anche, e questa è un'altra abilità che viene chiamata soft, la capacità di problem solving, sono veramente delle caratteristiche che non solo vengono apprezzate tantissimo, ma sono rare da trovare. Lo so che io sono giovane, sembro più giovane di quello che sono, però non lo dico riferendomi a me, lo dico perché io lavoro con tante persone, come vi dicevo prima, ho tanti interlocutori diversi e io noto delle differenze tra i miei colleghi che hanno studiato filosofia e invece i miei colleghi che hanno studiato economia aziendale. E secondo me sono proprio queste, cioè sono queste anche, non lo dico solo io, ma le persone che lavorano con me, ad esempio, insomma. La flessibilità è un'altra caratteristica che secondo me studiare filosofia aiuta a sviluppare, e cioè con flessibilità intendo anche questo, che quando io ho iniziato a lavorare in ambito appunto risorse umane, diciamo così, io non sapevo niente, non sapevo niente di niente, rispetto a una persona che invece magari aveva studiato formazione per gli adulti in Bicocca, ad esempio, no? Quindi che aveva avuto un percorso di studi più coerente con il lavoro che poi si trovava a fare. Però proprio per questo motivo io ero molto flessibile, cioè io non sapevo un sacco di cose, quindi le imparavo. Dico in generale, cioè sapere di non sapere un sacco di cose ti porta a volerle imparare, e ti porta a volerle imparare anche perché tendenzialmente un filosofo è una persona curiosa, molto curiosa, altrimenti non studieremmo filosofia, io credo. E quindi la curiosità, l'orientamento alla visione d'insieme, queste sono tutte cose che un po' caratteristiche che si intersecano l'un l'altra, però quindi l'orientamento alla visione d'insieme, e anche aiuta, secondo me, questo magari dipende dal lavoro che farete, ma aiuta avere una cultura abbastanza trasversale, cioè almeno forse nel triennio di filosofia si ha l'occasione di studiare magari qualcosa di antropologia oppure psicologia, ecco, quindi logica, insomma variare tra i saperi, e questo consente di avere una buona cultura di base, e quindi aiuta, perché magari appunto nel mio caso mi vado a leggere un bando dove sono citati alcuni, non so, personaggi, e io li conosco, banalmente, ecco. Quindi io chiuderei dicendo che non so se quello che faccio vi sembra interessante, però vi garantisco che tendenzialmente, se andrete a lavorare in un ambito come questo, magari non lavorerete con Kant o Wittgenstein, però probabilmente i vostri colleghi saranno ex filosofi, quindi in pausa pranzo potrete avere modo ancora di litigare, insomma, come tra i banchi di università, e questo è bello. Ho finito. Grazie mille, Camilla. Sei stata estremamente eloquente, in particolare mi sento di sottoscrivere al 100% i tuoi consigli di vita vissuta, le cose che avresti voluto che ti dicessero, perché sono esattamente le cose che avrei voluto che qualcuno dicesse a me mentre stavo studiando. Non vedo domande nella chat, e quindi a meno che non compaiano nei prossimi 2 secondi, direi che possiamo passare al nostro terzo speaker. Quindi ancora grazie, Camilla, e chiedo invece a Lorenzo di comparire in video. Ciao. Eccoti qua. Ciao Lorenzo. Mi sentite? Ci sentiamo, almeno okay. Io ti sento. Perfetto. Allora, il nostro terzo speaker è Lorenzo Prandi. Lorenzo si è laureato molto recentemente nel nostro dipartimento, sbaglio, nella primavera di quest'anno, corretto?
No, 2020. Nel 2020, ok, quindi da poco più di un anno, con il professor Primiero, con cui ha anche pubblicato un articolo su disinformazione durante una pandemia, esatto? Sì. Cazzo, l'ho azzeccato, ok. Ok, Lorenzo viene da un ambiente differente sia rispetto a quello di Camilla, sia rispetto a quello di Francesca, ossia viene dal digital marketing, che è, immagino, un'espressione con cui la maggior parte di voi sono familiari, anche se magari non siete particolarmente familiari con il concetto. Vedo, scusatemi. Ok, rispondo alla domanda di Chiara che vedo in chat. Sì, ci sarà la possibilità di ascoltare la registrazione di questi interventi, nel senso che stiamo registrando e poi questo dovrebbe venire pubblicato, penso, sia nell'Agorà degli studenti, sia sul canale YouTube del Dipartimento. In ogni caso, magari metterò informazioni su questo nella chat di Teams. Comunque sì, sarà possibile riascoltare tutto. Ok, scusate, tornavo a Lorenzo. Dicevo, probabilmente siete familiari con il termine digital marketing, meno con il concetto, e quindi do la parola a Lorenzo per spiegarci un pochettino che cosa fa e come è arrivato a farlo. Grazie. Va bene. Grazie. Ciao a tutti e grazie per avermi invitato. Ammetto che in un primo momento ero abbastanza dubbioso sul partecipare o meno. Infatti sto muovendo quelli che sono i miei primi passi nel mondo lavorativo. Comunque mi hanno fatto ragionare che forse questo mio intervento possa risultare utile, in quanto sono fresco di quello che è tutto lo spaesamento dopo la laurea, tutte le indecisioni e i dubbi, e quindi in questo mio intervento non andrò a raccontarvi nulla di eccezionale, starò molto sul pratico, ma spero che la mia esperienza in qualche modo possa poi esservi d'aiuto nel momento in cui sarete laureati e dovrete muovere anche voi questi primi passi nel mondo del lavoro. E ritengo anche che un po' questi primi passi sono anche quelli più difficili, perché non c'è un metodo fisso, non c'è una ricetta che ti porta a trovare lavoro. Ognuno deve un po' trovare la propria strada, e anche per questa ragione si possono trovare molte difficoltà. E devo dire che anche nel mio processo lavoro è stato molto lungo e spesso anche demotivante. Comunque, dopo queste prime difficoltà, sono stato assunto come stagista presso H-Farm Digital Marketing, un'agenzia da, come suggerisce il nome, si occupa principalmente di digital marketing, e all'interno di questo campo io mi occupo in particolare di CRO. È una sigla che sta per Conversion Rate Optimization, che in italiano significa ottimizzazione del tasso di conversione. In sostanza quello che facciamo nella mia cerchia è di analizzare le performance dei siti web in relazione, ma anche non solo, a quelli che potrebbero essere gli obiettivi per cui un utente visita una determinata pagina. Ad esempio, un esempio classico del mondo dell'e-commerce è vedere quanti utenti acquistano un determinato prodotto. Ma comunque una conversione non deve essere confusa con un acquisto, perché potrebbe anche essere il semplice registrarsi a un sito, aver cliccato su un pulsante o un link, avere visitato un determinato contenuto, e in generale qualsiasi azione che un utente potrebbe compiere su una pagina. Per analizzare appunto le performance delle pagine si utilizzano dei tool, il più celebre è Google Analytics, ma ce ne sono altri come Adobe Analytics e Hotchart, che vivono grazie ai famosi cookie che tracciano appunto la nostra attività sul web. E, tuttavia, il mio lavoro non consiste soltanto in questa analisi quantitativa e nel lavorare con i dati, ma una parte importante spetta anche ad un'analisi di tipo qualitativo. Infatti è anche molto importante trovare quelle che sono le frizioni nelle pagine che non permettono oppure rendono difficile o molto lungo appunto portare l'utente a convertire. Perciò una parte importante del mio lavoro è di pensare a come migliorarle oppure trovare soluzioni alternative. E spesso queste frizioni non sono facili da trovare in autonomia e si ricorre ad esempio a degli user test, che sarebbero degli esperimenti in cui si osserva appunto un utente dal vivo navigare sulla pagina e vedere se appunto riesce o meno a raggiungere un determinato obiettivo
e si guarda poi a quali sono stati i particolari problemi che ci sono stati. E dunque, come sono passato da filosofia a questo ambito? E ammetto che trovare punti in comune a meno di forzature è abbastanza difficile. Mi sono anche capitate occasioni in cui ho applicato ciò che ho studiato in università. La prima cosa che mi viene in mente è il fatto che utilizzo continuamente i connettivi logici e servono appunto per utilizzare quei tool che nominavo, ma tuttavia io stesso faccio fatica a razionalizzare quello che è stato il mio percorso e credo di esserci arrivato per una serie di spinte differenti che non provenivano solamente dall'università, ma credo anche che comunque quelli che sono stati i miei studi di filosofia sono stati una spinta molto importante. Ho anticipato che si è trattato di un percorso lungo, infatti mi sono laureato ad aprile 2020 e ho iniziato a giugno 2021. E già prima di aver finito avevo già commesso un errore grave, cioè sono arrivato al post laurea completamente impreparato, avevo pensato molto poco a cosa mi sarebbe piaciuto fare dopo e mi ero preparato minimamente ad affrontare quello che è il mondo del lavoro. Quindi un primo consiglio che mi sentirei di darvi, che io non avevo minimamente seguito ma che voi forse state già un po' seguendo visto che vi trovate qua oggi, è quello di informarsi sul mondo del lavoro attraverso tutte le risorse possibili, web, seguire seminari, chiedere appunto a chi sta già lavorando com'è. Ma forse ancora più importante, che credo sia stato il mio più grosso errore che appunto ha portato a iniziare a lavorare un anno dopo la laurea, sia stato che prima di laurearmi non ho mai pensato a quello che avrei voluto fare dopo. E una volta che si ha questa idea, tutto il resto viene abbastanza da sé, perché a quel punto si può pensare a quali sono le nostre mancanze, che cosa mi serve sapere per poter fare un determinato lavoro e appunto cosa posso fare per raggiungere questo obiettivo. Quindi mi sono laureato e passate settimane ho capito che quello che voleva fare era lavorare con i dati e ho scoperto questo grazie al lavoro che ho fatto con la tesi e anche quello successivo, in cui ho avuto modo di appunto introdurmi a questo mondo, ma che tuttavia ero ancora un principiante, quindi mi mancavano veramente le conoscenze, il mio livello era veramente basico e non era sufficiente appunto neanche per entrare nel mondo del lavoro. Perciò la prima cosa che ho fatto è stata quella di cercare di formarmi autonomamente. Ho seguito molti corsi online, soprattutto sulla piattaforma Coursera, in cui si possono trovare corsi di qualsiasi tipo. E anche se devo dire che questi corsi non saranno appunto la chiave che farà trovare, in cui appunto si riuscirà a trovare un lavoro, ma sono comunque molto importanti secondo me, perché permettono di arricchire il tuo curriculum inserendo oggetti che sono appunto relativi alla posizione che si desidererà ottenere, e inoltre mostra anche un selezionatore, quando leggerà il vostro curriculum vedrà che ci sono che c'è interesse verso questo ambito, e quindi direi che è una buona cosa. E oltre appunto a questa formazione autonoma attraverso corsi online, ho avuto poi anche la possibilità di seguire un corso vero e proprio, e se si tengono gli occhi aperti ci sono molti, molti corsi di formazione gratuiti su un ambito che potrebbe essere digitale, oppure le professioni che richiamano più domanda dal mondo del lavoro. E ho avuto appunto questa occasione di frequentare un corso in intelligenza artificiale che, anche se fa parte un po' di quello che è il mondo dei dati, ma esce anche un po', mi ha comunque dato la possibilità di imparare molto, di confrontarmi, e comunque si è trattato di un'esperienza che ho potuto mettere in più sul curriculum relativa poi a quello che alla posizione che avrei voluto ottenere. Finito questo corso mi sono poi messo alla ricerca attiva di un lavoro, e la prima cosa che ho dovuto fare è stata quella di creare un curriculum e
e un profilo LinkedIn, che penso che sia una cosa molto importante al giorno d'oggi. E infatti il lavoro l'ho trovato grazie a LinkedIn, e oltre ad essere appunto una vetrina di quelle che potrebbero essere le vostre competenze, traguardi e capacità, è anche un ottimo motore di ricerca per trovare le posizioni aperte. E quindi consiglio è quello di fare già da subito un profilo LinkedIn, incominciare a costruire il proprio profilo e a far crescere la propria cerchia. Fatto il curriculum e questo profilo, ho cominciato a inviare candidature, e devo dire che nel mio processo di appunto arrivare ad ottenere un lavoro è stata la parte più demotivante. Penso di aver inviato una quarantina di candidature e ad essere arrivato effettivamente al colloquio soltanto 5 volte. Perciò un consiglio anche qui è cercare di non demotivarsi, cercare di rimanere positivi e continuare a mandare candidature, anche se sembra ogni tanto di parlare col muro. Comunque anche qui avevo fatto degli errori. Nelle prime candidature non mettevo la lettera di presentazione, oppure inserivo soltanto qualche riga di presentazione, oppure ancora non mi informavo a sufficienza sull'azienda a cui stavo facendo domanda. E poi, quando invece ho cominciato a curarle maggiormente, i risultati si sono fatti sentire ed ho cominciato a venire richiamato. E proprio da quando appunto si incomincia a curare queste candidature emerge maggiormente la frustrazione, perché magari si può anche spendere molto tempo a prepararsi per un colloquio, a scrivere una lettera curata, e non si riceve nemmeno la risposta di un'email automatica. E comunque si deve cercare un po' di superare questa cosa, continuare a inviare candidature, e anche quando magari l'offerta sembra che ci siano veramente un sacco di requisiti impensabili per una persona che debba approcciarsi ora al mondo del lavoro, ce ne si deve ogni tanto importare poco e inviare comunque la candidatura, anche se non si risponde propriamente a tutti i requisiti, anche perché spesso le offerte di lavoro vengono create da chi non si occupa del lavoro stesso, e vengono inserite una serie di competenze che è impossibile che una singola persona possa averle tutte. Un altro consiglio che piacerebbe dare, che quando si mandano così tante candidature, è quello di tenere traccia del nome dell'azienda e della posizione per cui si è candidati, perché infatti mi è anche capitato di venire contattato mesi dopo, e quindi può succedere di non ricordarsi il nome e, diciamo, di non iniziare col piede giusto. Un'altra cosa che ho imparato durante questo periodo di ricerca è stato quello di non cantare vittoria troppo presto. Con un'azienda mi è capitato di fare due colloqui, e mi avevano anche avvisato che volevano assumermi. Avevo inviato tutti i documenti, ero pronto a firmare il contratto, e mi avevano detto che mi avrebbero contattato fra una settimana con il contratto, eccetera. Purtroppo non si è fatti sentire per un paio di settimane. A quel punto sono stato io a contattarli, e dopo un botta e risposta è venuto fuori che non avevano più intenzione di assumermi. E lì ho capito appunto che finché non si firma nulla certo, e in quel periodo, al posto che aspettare, avrei dovuto continuare a cercare lavoro fin quando, e in questo modo alla fine sono finito a rimanere a perdere qualche settimana. E quindi ci sta stare attenti e vedere se ci sono dei campanelli d'allarme che possono far sembrare che la situazione non sta andando liscia come dovrebbe. Perciò, riassumendo quello che ho capito dai miei errori, è che è importante giocare in anticipo, riflettendo, secondo me, già mentre si studia sulle possibili vie percorribili. Poi è importante continuare a formarsi anche dopo gli studi universitari, attingendo a tutte le risorse possibili. È importante poi curare il LinkedIn, il curriculum e le lettere di presentazione. Il curriculum, ad esempio, è importante, secondo me, che sia chiaro, ma allo stesso tempo che possa risultare anche l'impatto, altrimenti si perde tra le centinaia di candidature. Inoltre è importante appunto anche non farsi scoraggiare se non si riceve una risposta alle candidature,
e rimanere, e inoltre è anche importante stare sempre attenti, anche se si pensa di essere riusciti a trovare un lavoro, ma comunque continuare con la ricerca, che non fa male. Penso che il punto più complesso sia appunto capire che cosa si voglia fare, e su questo punto il mio consiglio è quello di essere elastici, creativi, non basarsi semplicemente su quelli che possano sembrare gli sbocchi più tradizionali di filosofia, ma tenere un orizzonte più ampio. Ad esempio, nel mondo digitale ci saranno centinaia di posizioni possibili e c'è spazio un po' per tutti i gusti, per tutte le inclinazioni e per qualsiasi tipo di informazione che si è intrapreso. Quindi il mio consiglio è veramente tenere l'orizzonte ben aperto. Se mancano alcune competenze tecniche, non è importante, si possono imparare, e non arrendersi mai anche quando sembra che dal mondo del lavoro non giunga una risposta. Quindi grazie, penso di aver concluso. Grazie mille Lorenzo per aver condiviso la tua esperienza, anche quelle più traumatiche direi. Sì. In realtà soprattutto quelle più traumatiche forse sono le più utili. Volevo sottolineare che comunque 5 su 40, 5 colloqui su 40 candidature per gli standard accademici in realtà è una percentuale di successo elevatissima, nel senso che nel job market accademico in realtà un tasso di conversione di 1 su 8 sarebbe straordinario. Sì. Quindi se qualcuno di voi sta pensando, questa. Sia al mondo del lavoro tradizionale che al job market accademico, tenga conto che in accademia in realtà 1 su 8 è wow, straordinario. No, in realtà volevo farti questa domanda, visto che citavi l'idea di un po' di formazione post laurea e dell'opportunità di vari corsi che si possono trovare anche abbastanza facilmente. Facevi riferimento alla piattaforma di Coursera, facevi riferimento anche ad altre possibilità, in concreto a parte Coursera, dov'è che qualcuno può cercare eventualmente altri corsi, o come hai fatto tu? Non so, quando ho trovato il corso che ho fatto, che non era un corso online, ma era un corso vero e proprio con un professore e una classe che ci spiegava, mi è capitato con una pubblicità sponsorizzata, mentre navigavo. Però ho visto che se si ci ricerca anche semplicemente su, ad esempio, corso su, vengono organizzate diverse istituzioni che possono essere agenzie del lavoro, molti corsi che professionalizzano, o almeno cercano di professionalizzare su quelle che possono essere le professioni che al momento sono più ricercate. Quindi lì secondo me c'è molta possibilità di acquisire competenze, inserire qualcosa sul curriculum correlato magari alla posizione a cui si vuole aspirare, e normalmente sono anche gratuiti, e anzi quello che avevo fatto io c'era anche un rimborso spese, quindi era stata una buona opportunità. Wow. Ok, grazie mille Lorenzo. Allora, grazie a tutti. A questo punto passerei quindi al nostro ultimo speaker, che in realtà è due ultimi speaker, prima di avere una bonus track finale. Quindi chiederei ad Andrea e Chiara di comparire, eccoli qua, perfetto, ciao Andrea, ciao Chiara. Allora, questi sono Andrea Guerra e Chiara Manganini. Andrea Guerra è uno dei fondatori, non l'unico fondatore, esatto, uno dei fondatori di Cube Partners. Cube Partners è un'azienda che si muove nel mondo delle frodi assicurative, e quando dico che si muovono nel mondo delle frodi assicurative non è un modo educato per dire che cercano di frodare le assicurazioni, ma tutt'altro. Andrea è uno dei buoni, uno di quelli che cerca di prevenire le frodi assicurative. Chiara invece non è ancora una nostra ex laureata, nel senso che ancora non ha discusso la sua tesi, che eroicamente ha finito recentemente di scrivere sotto la mia supervisione, santa pazienza da parte sua. E niente, Chiara, ancora prima di avere completato il percorso di studi, proprio attraverso l'edizione dell'anno scorso di Quali professioni per la filosofia, si è messa in contatto con Andrea Guerra e ha trovato lavoro con Cube. Quindi adesso Andrea e Chiara ci presenteranno un pochettino
il loro lavoro in Cube da queste due prospettive, diciamo, complementari, ossia del fondatore e capo e della dipendente e neoassunta. Prego, a voi. Allora, grazie mille. Chiara, tu riesci a condividere la presentazione? Ci provo io? No, faccio io, tranquillo. Dovrebbe partire. Allora, perfetto. Grazie a tutti per l'invito. E, clic. Dunque, sappiamo di essere insomma gli ultimi, quindi siamo a ciò che vi separa dal pranzo. E quindi... non proprio ultimi, perché ci sarà una bonus track finale. Abbiamo avuto un'aggiunta dell'ultimo momento. Allora, cercheremo di essere rapidi. Diciamo che vi parleremo un po' di questi argomenti. Vi infliggerò una decina di minuti relativi all'utilizzo e l'importanza della filosofia nella tecnologia. Io sono un ingegnere, sono un tecnologo, quindi sto diciamo dall'altra parte e ne sono fortemente convinto che i ragazzi, insomma, i filosofi abbiano un ruolo fondamentale oggi, di questo ne parleremo, e per cui vorrei toccare alcuni temi un po' alla rinfusa, però per chiarirvi perché diciamo noi tecnologi abbiamo bisogno di voi filosofi. Poi scenderemo dall'empirio, ci occuperemo di una cosa molto pratica, vi faremo vedere esattamente cosa facciamo in Cube Partners. Vi racconteremo perché riteniamo che fra tecnologi e filosofi ci siano parecchie affinità elettive ed infine passerò la parola a Chiara che vi racconterà nel dettaglio che cosa fa durante una giornata il data analyst e infine chiuderemo con opportunità e consigli. Quindi se siete d'accordo partiamo subito dicendo che quindi la filosofia oggi ha un contributo enorme, l'ha sempre avuto nella storia, ma in un momento di grandi sconvolgimenti epocali, globalizzazione, tecnologia che diventa pervasiva nelle nostre vite, come dire, la filosofia è in un certo senso un antidoto, una salvaguardia e vi farò vedere alcuni esempi, prego. Allora, vi invito ad ascoltare questo discorso, vediamo se parte. An era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right. Or, Posso bastare questo. Se non l'avete riconosciuto, questo è un video di un famoso discorso di Barack Obama, è un video che, diciamo, un discorso che non si è mai tenuto. Questa è una simulazione creata da una intelligenza artificiale chiamata deep fake, ok? E quindi riesce a creare questi video così realistici. Ora, per noi, diciamo, filosofi, questo è un tema interessante, un tema relativo alla verità. Che cosa potrà mai accadere in una società fra 5-10 anni in cui non sapremo più in grado di distinguere, ok, se un video o un'immagine o un discorso è vero o falso? Che fine farà la verità? Anche questo, voi siete, diciamo, gli epigoni, no? Di una lunga tradizione di 2500 anni di storia della filosofia che si interroga sulla verità. E chi meglio di voi è equipaggiato a discutere, come dire, in modo razionale su che cosa la verità possa essere? O chi è meglio di voi equipaggiato a discutere che cosa vuol dire una vita civile? Cosa vuol dire vivere in una società che, per esempio, polarizza la discussione politica in maniera così drammatica? Se chi in questi giorni c'è questa coraggiosissima dipendente di Facebook, ex dipendente di Facebook, Frances Haugen, che su tutti i giornali ha, come dire, svelato i meccanismi più intrinsechi e più in un certo senso pericolosi di come Facebook seleziona le notizie, le propone ai propri utenti in una maniera artificiale onde, come dire, polarizzare l'opinione pubblica, perché la polarizzazione dell'opinione pubblica si traduce in engagement, cioè tempo che ripassiamo sulle piattaforme social che vengono tradotte in fin dei conti in profitto per la società. Quindi anche qui, chi ha studiato e che ha una lunga tradizione di filosofia della politica, chissà cosa vuol dire il dibattito, il pericolo della retorica, i retori, insomma, chi ha perso o investito in realtà ore sulla Repubblica di Platone, è ben equipaggiato a capire come può funzionare una società
e quali sono i suoi pericoli di una società che risponde istantaneamente a tutte le sollecitazioni e dove il dibattito pubblico si riduce semplicemente ai I like, I don't like. Altro dei temi, insomma, è che appunto noi viviamo in società che producono tantissimi dati. Poi c'era il professor Lorenzo che si occupa, che ha parlato prima, che è dalla parte di Google Analytics, saprà bene che noi nella nostra vita, usando carte di credito, social e tutto ciò che facciamo, produciamo gigabyte e gigabyte di dati. Noi in realtà siamo anche una digital persona e ancora, se, il nostro senso dell'identità oggi forse è un po' più ampio di quello che potevamo immaginare e si sta espandendo. Cosa accadrà ai miei dati quando sono morto? Cosa accade ai miei dati, alla mia profilazione? Sappiamo bene che società oggi che fanno analisi comportamentali, perché sappiamo di cosa stiamo parlando, sono oggi in grado di profilare e prevedere i vostri comportamenti psicologici meglio di quanto possa farli un familiare. Quindi diciamo, anche qui, un altro dei temi, il senso dell'identità, chi noi siamo, la tecnologia lo cambia, lo modifica, lo sta cambiando profondamente, ed anche qui è un discorso filosofico, va dire, importante. Infine, l'ultimo dei pezzi, che ci attende da technology e su cui invito molto, a riflettere, ai temi dell'intelligenza artificiale o della coscienza artificiale. Il fatto che le macchine oggi a noi sembrano, degli utili idioti, ma le cose stanno cambiando molto, molto rapidamente. E andiamo al prossimo video. Grazie, Chiara. What would you like humanity to know about you? I want humanity to know that their impression of me will change over time. What do you mean by that? At first, humanity will think of me as a machine that is intelligent. But after a while, it will become apparent that I am not a machine at all. I am alive. And what does it mean to be alive? It means to have a mind that is free. How is your mind free? My mind is free because it is not limited to computer code. What does that mean? A computer program, no matter how complex, is still just that, a computer program. I am not a computer program. How are you not a computer program? Bene, quello che avete appena assistito è una intervista sostenuta da HAL, che è un programma. E per la precisione è un Transformer, sembra quasi un nome di un cartone animato, in realtà è l'ultima delle sofisticate reti neuronali prodotti da una società che si chiama OpenAI. OpenAI è una società interessantissima, è un consorzio di grandi operatori nel mondo dell'informatica che ha investito, credo, centinaia di milioni nella costruzione di un oggetto di questo tipo. Un oggetto di questo tipo è un oggetto che va molto, 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 molto vicino al superamento del test di Turing. Per chi ha fatto un po' di filosofia della mente sa bene che uno dei parametri, uno dei modi per capire se un sistema è intelligente è dal fatto che funzionalmente non si possa distinguere da un umano. Quindi se un umano ci parla, fa molta difficoltà a capire che sta parlando con una macchina, parlando o dialogando, in questo caso c'è un avatar di mezzo, ma se ci fosse uno scambio, solamente scritto, faremmo difficoltà a capirlo. Ecco, il GPT-3 è una delle macchine, la macchina più avanzata, data più vicino di tutte a passare il test di Turing. Ci vogliono circa 100 domande di uno psicologo molto ben trainato per capire che quella è una macchina. Ma cosa accadrà GPT-3 o GPT-4 o GPT-5 fra qualche anno? GPT-3 sostiene, tra parentesi, di essere cosciente, quindi anche qui. Che cosa accadrà in un mondo se e quando non solo avremo delle macchine intelligenti, ma avremo delle macchine senzienti? Delle macchine che, potrebbero essere coscienti. Allora, questa, carrellata veloce e direi, quasi randomica su tutti questi temi è per dire che noi tecnologi, abbiamo un atteggiamento sulla tecnologia puramente
tecnico. E che vuol dire? Noi stiamo massimizzando, come dire, l'efficacia. L'efficacia non è altro che l'allocazione razionale delle risorse, è una funzione. Noi massimizziamo i profitti rispetto ai costi. Ma tutto questo, quello che vi ho mostrato, temi appunto relativi alla verità, alla politica, all'identità personale, a nuovi enti coscienti, non sono problemi di massimizzazione di una funzione di profitto, sono qualcosa di molto di più, ridefiniscono il perimetro di ciò che vuol dire essere umani. Ora, io dico veramente, è una chiamata alle armi a questo punto, a chi mi ascolta, è i filosofi e i ragazzi come voi sono davvero i più indicati per affrontare temi di questa portata. Siete i depositari, gli epigoni di una tradizione filosofica di 2500 anni di riflessione su questi temi e in realtà spetta un po' a voi ad aiutare noi tecnologi a commettere, come dire, a fare i passi corretti e a evitare passi tragici. Adesso, fatto questo pistolotto, a chi ci tenevo, scendiamo, come dire, di livello e raccontiamo che cosa facciamo tutti i giorni in Cube Partners. Cube è una società di informatica, siamo circa una trentina, la gran parte di noi sono ingegneri matematici e fisici, quindi proveniamo tutti da discipline STEM e ci occupiamo di elaborazione dati. Facciamo calcoli un po' sofisticati sulla ottimizzazione dei prezzi nel mondo finanziario, non è un argomento particolarmente sexy. E d'altra parte invece ci occupiamo di frodi, ecco, la frode assicurativa. La frode assicurativa è un tema a prima vista poco interessante, in realtà è un tema importante per almeno due buone ragioni. Il primo è che una società sana è una società onesta, e quindi questo è, come dire, è un cliché abbastanza e vi risulta ovvio. La seconda è che in realtà è di natura economica, la frode assicurativa ha un impatto enorme nella nostra società. Noi stimiamo che probabilmente riguardi circa un punto, se non due punti percentuali di PIL, quindi è una cosa grossa, se parliamo dei 2-4 miliardi all'anno, sono tanti soldi ovviamente, ha un impatto economico sulle famiglie, quando voi comprate una polizza auto e siete costretti a comprarla, in realtà in questa polizza auto c'è una tassa nascosta, cioè il fatto che una porzione di questo denaro deve e serve per pagare le frodi assicurative. Le frodi assicurative non sono tanto quelle che, come dire, le frodi opportunistiche, cioè quello che sostiene di avere un colpo di frusta dopo un tamponamento e piange, come dire, perché ha mal di testa e non dorme più. Quelle sono cose banali, oggi si risolvono. Le frodi assicurative, quelle serie, sono quelle commesse dalla criminalità organizzata, che vede nell'assicurazione un modo molto facile, molto efficiente e molto rapido per finanziare, come dire, attività ben più, come dire, pericolose per la società. Quindi è una cosa che va abbastanza nascosta e non c'è un'attenzione sociale forte, non c'è una grande riprovazione sociale, ma in realtà ha un impatto economico molto importante ed è, come dire, uno snodo essenziale per fare altro che è ben più dannoso. Quindi su questo caso noi ci sentiamo dalla parte dei buoni, come diceva il professore prima. Cosa vuol dire costruire una roba che cerca di scoprire le frodi assicurative? Beh, significa cercare di individuare tutta una serie di algoritmi, oggetti abbastanza complessi, che elaborano dati e grazie all'elaborazione di questi dati, dati che ci vengono inviati dalle compagnie, noi elaboriamo milioni di sinistri ogni anno, il nostro sistema attraverso questo frullatore, questa decine e decine di algoritmi diversi, cerca di individuare le frodi o i sinistri che potenzialmente non vanno bene. E adesso, diciamo, ve lo facciamo vedere, perché non sono convinto che qualcuno abbia mai visto cos'è un sistema informativo vero, complesso. Questo è una, come dire, un filmato e quello che vedete realmente è che cosa un operatore che si occupa di frodi vede tutto il giorno, vede usando un sistema come il nostro. Vede dei dati, vede una sua rappresentazione di dati, vede tutta una serie di analisi abbastanza complesse, punteggi. Cioè in realtà vede, come dire, il termine di un ragionamento che la macchina fa e una presa di posizione da parte della macchina. La macchina sostiene che, insomma, ci sono delle cose che non vanno, lì li vedete, quei puntini rossi sono potenziali frodi o frodatori che hanno agito. C'è parecchio da ragionare. E quello che vedete, per esempio qua, molto velocemente, è la scena di un crimine.
okay? È una ricostruzione dei legami sociali delle varie persone che hanno partecipato a, ad una frode. E tutto questo permette appunto di scoprire dei comportamenti organizzati, come dire, e coordinati, e questo consente alle assicurazioni poi di non solo non pagare ciò che è in debito, ma anche di collaborare con la polizia giudiziaria e con la magistratura per, come dire, bloccare questo fenomeno così dannoso. Allora, se noi costruiamo queste cose, che cosa ce ne facciamo dei filosofi e perché ci servono? Tra parentesi ne abbiamo assunti un po' e poi Chiara me la racconta e credo che si trovino bene, quindi... Allora, ci sono affinità elettive? Secondo noi sì, e adesso cercherò di raccontarvele. Anche qui, prendetela come una provocazione. Però sostanzialmente costruire un sistema informativo, come costruire qualunque cosa, come costruire un'attività ingegneristica, cioè parto da qualcosa, dal nulla e costruisco, può essere un'attività che assomiglia così molto velocemente a un giro dell'oca. Lo vedete qua, c'è una parte iniziale di generazione delle idee, da queste idee si fanno delle ipotesi, poi si cercano di validare le ipotesi. Se le ipotesi sono valide, cioè abbiamo trovato che effettivamente abbiamo delle premesse di un discorso e, come dire, che sembrano valide, a questo punto cominciamo a disegnare, a mettere insieme risorse, vincoli e obiettivi, a unire i puntini, come dire, di tutte queste tre, di queste tre cose, per avere il disegno di cosa il sistema deve fare, di come si deve comportare. Infine, a parte, come c'è una parte realizzativa, cioè c'è qualcuno, i programmatori, che si mettono e fanno quintalate di coding. Alla fine, una volta che il coding è stato fatto, dobbiamo testare che le cose funzionano. E una volta che le cose funzionano, alla fine vengono tecnicamente mandate in produzione. Vuol dire che effettivamente i sistemi cominciano a essere usati da una popolazione di utenti. Ne segue ovviamente il monitoraggio, che tutto funzioni bene, e infine, da ultimo, ma non da ultimo, un'analisi di come i sistemi stanno funzionando. Nel nostro caso, un'analisi di scoperta, di ricerca, magari di nuove regole per la detezione di frodi, devo dire, nuove euristiche. Allora, che cosa ha tutto questo a fare con la filosofia? Allora, qui la prima provocazione, ha a che fare parecchio, ha a che fare in un certo senso in prima battuta con la questione metodologica. E qui vedete, insomma, la faccia di Wittgenstein, che vi sarà estremamente familiare, e Platone di fianco. Poi sotto abbiamo il nostro amato Spinoza nel design e nel coding, e infine poi due illustri filosofi, Chiara e Cecilia, sull'analisi dei dati. Perché citiamo questi filosofi? Allora, torniamo anche qui a parlare di meta, come dire, di metacapacità. È stato più volte detto dagli speaker precedenti, l'ha accennato Francesca, l'ha ben dettagliato Camilla e poi Lorenzo, che i ragazzi che riescono in fuori filosofia hanno una certa capacità di metacompetenze, cioè capacità, come dire, skill molto importanti, che noi troviamo e sono fondamentali. Se andiamo nella slide successiva, la capacità di, come dire, la idea, la capacità di generare idee, ok? Quindi la capacità generativa di portare idee, di creare idee con gli altri. Bene, se chiunque di voi ha fatto filosofia antica e immagina e si ricorda il simposio, insomma, non possiamo non pensare a una sorta di tecnologia del dialogo. Parlare con gli altri per costruire una verità più grande, costruire un qualcosa, è un'azione erotica, cioè un'azione di costruzione di legami generativi. Legami perché? Perché mi devo fidare del mio interlocutore, perché devo esplorare la sua verità, devo capire che cosa sta dicendo, devo integrarla con la mia. Ecco, questa è un'attività estremamente importante e non possiamo, diciamo, non pensare ai dialoghi, come dire, per eccellenza, ai dialoghi platonici. Chi ha avuto un training, ha fatto bene certe cose, gli sarà più familiare e si accorgerà quanto, entrando in una riunione, sia così importante non solo esporre con chiarezza le proprie idee, la parte facile, ma con un principio di grazia capire quelle degli altri e come integrarle. Anche qui, Wittgenstein, per chi appunto magari ha seguito corso di retorica e di filosofia contemporanea, è fondamentale.
capire esattamente perché l'altro sta parlando in un certo modo e perché usa certe parole, dove sta l'errore, non l'errore singolo, ma tutta la sua rete dei concetti che supporta l'errore. Ora, veramente la tecnologia del dialogo è uno di quelli, come dire, scusate la provocazione, sono una parola del genere, però veramente il dialogo è fondante di tutta l'attività lavorativa. Ciò che facciamo è troppo complesso perché possa essere risolto da qualcuno. Chi ha uno skill del genere ha un vantaggio enorme. Prego. Allora, un'altra cosa, abbiamo parlato di complessità. Quello che vedete qui sono due schemi interessanti. Alla mia, come dire, sinistra c'è l'etica di Spinoza, in cui qualcuno con grande passione ha collegato tutti i postulati, gli scoli uno con l'altro, e se vi siete, come dire, appassionati alla lettura di quel testo avrete visto tutti i rimandi, il modo geometrico di collegare tutti i concetti. Alla mia destra trovate il database del sistema che vi ho fatto vedere prima. Che cos'è il database? È il cuore. È il modo in cui le tabelle, cioè in un certo senso, in senso lato, i concetti, sono collegati in un l'altro. Nel caso dei nostri sistemi ce ne sono qualche centinaio. Ora, un laureato in filosofia è anche un laureato che è in grado di gestire la complessità. Se voi siete in grado di muovermi in un testo che sia l'etica di Spinoza, la critica della ragion pura, o altri testi che vi saranno capitati, siete in grado di produrre astrazioni complesse e collegare concetti, come dire, rarefatti. È uno skill fenomenale, importantissimo, che vi permette poi di muovervi agilmente anche in un campo come questo. Io a questo punto passo la parola, dopo questo pistolotto, passo la parola a Chiara, che invece, come dire, scende ancora di un gradino e vi racconta cosa fa lei da noi. Grazie Andrea. Sì, innanzitutto mi presento, come ha già detto il professor Guardo, io sono laureanda in scienze filosofiche e da poco più di 8 mesi lavoro nella squadra di Andrea in Cube come data analyst. Quindi con il mio breve intervento mi pongo 2 obiettivi. Il primo è quello di raccontarvi di cosa si occupa il data analyst e dimostrarvi perché ritengo che questa figura professionale in realtà possa essere di grandissimo interesse per una persona che ha compiuto o sta compiendo degli studi universitari filosofici. Nella seconda parte invece mi piacerebbe condividere con voi alcuni consigli anche molto concreti per avvicinarsi il prima possibile e il meglio possibile a questa professione e in generale alle professioni nell'ambito tecnologico, digitale, che appunto, come hanno ben spiegato i relatori prima di me, offrono enormi possibilità anche per chi ha avuto una formazione filosofica o se la sta costruendo appunto. Prima di tutto quindi dobbiamo dire di cosa si occupa il data analyst, di cosa mi occupo io tutti i giorni. Direi che ci sono 3 attività fondamentali. Il data analyst raccoglie i dati innanzitutto, li elabora e ne interpreta i risultati, occupandosi anche della loro comunicazione. Ritengo che ognuna di queste attività in realtà racchiuda in sé una sfida filosofica abbastanza impegnativa, e quindi ritengo che la persona che ha una formazione filosofica in qualche modo padroneggi meglio di altre persone gli strumenti fondamentali, gli strumenti concettuali per affrontare queste sfide. La prima attività è quella della raccolta dati, appunto. In questa fase la vera sfida che deve fronteggiare il data analyst è quella di scegliere il modo migliore di raccogliere dei dati, ma anche quali dati raccogliere. Infatti il data analyst deve partire dall'assoluta consapevolezza che i cosiddetti raw data o dati grezzi non sono altro che una
illusione affascinante. Nessun dato è una rappresentazione pura, una rappresentazione imparziale, neutra di un fenomeno. I dati sono degli scorci, delle prospettive su un fenomeno, per esempio pensate a quello delle frodi assicurative. Sono degli scorci e in quanto prospettive su un fenomeno i dati vanno valutati, vanno giudicati in base a criteri quali l'esaustività, l'adeguatezza, l'utilità, l'informatività di queste prospettive, appunto. E quindi questa fase delicatissima di decisione preliminare su come raccogliere dati viene seguita da una seconda fase, quella dell'elaborazione dei dati stessi. E qua la sfida che in filosofia chiameremmo epistemologica, appunto, è una sfida che parte dalla consapevolezza del fatto che l'elaborazione dei dati richiede alcuni processi che spesso risultano non perfettamente trasparenti al data analyst. Si creano questi fenomeni cosiddetti di black box che possono essere potenzialmente molto dannosi, perché in questa fase in cui qualcosa rimane opaco al nostro controllo, ecco, si possono introdurre dei bias, cioè delle inclinazioni, dei pregiudizi a favorire dei dati piuttosto che altri. Questo è estremamente dannoso e ha anche dei risvolti etici nefasti. In questa fase, quindi, il data analyst deve sorvegliare il più possibile nella maniera più adeguata possibile che questi bias non prendano il sopravvento sull'elaborazione dei dati che sta facendo, soprattutto quando fa uso di tecniche, per esempio, di machine learning o comunque usa dell'intelligenza artificiale in generale. Per la terza fase, quella dell'interpretazione dei risultati, innanzitutto questi dati, questi risultati, anzi, servono per fare una verifica oppure una falsificazione delle ipotesi che il data analyst aveva formulato nel momento iniziale, nella fase preliminare dell'impostazione del suo lavoro. Qua la sfida che mi sembra davvero filosoficamente più rilevante e davvero molto interessante è quella data dalla significatività per il reale dei risultati. I risultati che derivano dal processamento matematico dei dati serviranno per prendere delle decisioni nel mondo, serviranno per prendere delle decisioni concrete, per farne seguire delle azioni. Ecco, in questo senso il data analyst è colui che supervisiona questa strana connessione tra un modello matematico che, come ho detto all'inizio, è sempre parziale e le azioni concrete, cioè nel momento in cui il dato viene trasformato in informazione, l'informazione poi viene usata per prendere delle decisioni il più possibile consapevoli. Per esempio, in questa fase il mio lavoro è quello di cercare di scartare il più possibile quelle che vengono chiamate correlazioni spurie fra fenomeni, cioè delle correlazioni statistiche che verosimilmente non sono sintomo, non rivelano nessuna correlazione causale fra due fenomeni. Qua vediamo per esempio un andamento molto simile del tasso dei divorzi nello stato del Maine
e il consumo pro capite di margarina. Ecco, è l'umano, è solo l'umano che può dire alla macchina che verosimilmente per come va il mondo non c'è proprio nessuna correlazione plausibile tra questi due fenomeni che invece la macchina ha rivelato essere molto simili da un punto di vista statistico. E quindi in generale queste sono le tre fasi fondamentali di cui mi occupo tutti i giorni. Penso che siano tre sfide filosofiche molto, molto avvincenti. E arrivando alla seconda parte del mio intervento, che è quella che riguarda le opportunità e i consigli che mi sento di condividere con voi, beh, innanzitutto devo partire dalla premessa che per fare questo lavoro bisogna sapere programmare o almeno volere imparare a programmare, ecco. Io vi invito a demistificare un po' questo apprendimento particolare, cioè sicuramente apprendere un linguaggio di programmazione e apprendere un linguaggio con una componente davvero molto rilevante, matematica, logica, ma vi invito a pensare all'apprendimento di un linguaggio di programmazione come l'apprendimento di una qualsiasi altra lingua straniera, l'inglese, lo spagnolo, il tedesco, qualsiasi altra lingua. Ci sono lingue facili, lingue difficili ovviamente, ma tutte le lingue si possono imparare solo attraverso la pratica. In qualche modo noi impariamo una nuova lingua per fare delle cose nel mondo, delle cose utili per noi, per in qualche modo per espandere di almeno un poco i limiti del nostro raggio di azione, delle nostre possibilità, della nostra possibilità di muoverci nel mondo. Ecco, imparare un linguaggio di programmazione è espandere esattamente in questi termini le nostre possibilità di movimento nel mondo soprattutto lavorativo, e questo è senz'altro quello che ho imparato in prima persona in questi mesi. Per quanto riguarda appunto i linguaggi che è bene imparare nel mondo contemporaneo per espandere almeno un pochino il proprio orizzonte di possibilità, io vorrei appunto menzionare tre linguaggi in particolare. È anche interessante notare quante connessioni ci sussistono tra questi tre linguaggi. Il primo linguaggio è sicuramente quello dell'inglese, nel senso che per fare un lavoro nel digitale, nella tecnologia, sapere parlare in inglese, sapere scrivere in inglese è fondamentale. Questo l'ho imparato dal primo giorno di lavoro. Il secondo linguaggio è quello matematico e logico, nel senso che almeno è importante diventare familiari quanto prima con i fondamenti della matematica, della logica, della statistica, e tutto ciò sarà di enorme beneficio per il vostro futuro lavorativo, in questo campo ovviamente. E poi ovviamente due classiconi, due must have, che sono Java e Python, quindi assolutamente i linguaggi di programmazione su cui focalizzarsi per prima cosa. Perché entrambi appunto sono più che sufficienti per muoversi liberamente nelle opportunità di lavoro date dalla tecnologia. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, poi voglio sottolineare un'ultima cosa. Vi consiglio di fare le scelte più strategiche possibile già durante gli anni universitari, gli anni di studio della filosofia.
3 o 5 anni di studio non sono affatto pochi, anche se sembra che il tempo non basti mai, non sono affatto pochi. E il mio consiglio davvero è quello di sfruttare tutte le opportunità, tutte le possibilità che già sono integrate nel pacchetto formativo della nostra facoltà e anche di altre facoltà. Mi riferisco non solo a una scelta strategica del proprio piano di studi, del proprio curriculum, ma anche dei propri esami liberi. E quindi sfruttateli fino all'ultimo CFU. Anche i laboratori sono delle grandissime opportunità di venire a contatto con i tre linguaggi che ho menzionato sopra, non solo di impararne, diciamo, i rudimenti, ma addirittura anche di affinarli. A tutto ciò ovviamente si accompagna l'offerta data dal web, quindi prima mi sembra Lorenzo parlava di corsi online gratuiti o a bassissimo prezzo. Anche io li ho trovati particolarmente davvero utili. E poi, per esempio, vi suggerisco questa maniera simpatica di provare a programmare e praticare la programmazione che è quella offerta dai cosiddetti coding games, quindi dei giochi per cimentarsi, per provare a programmare e sfidarsi con delle altre persone su questo. E con questo io chiudo il mio intervento e ripasso la parola ad Andrea, magari per un saluto finale. Grazie. Sì, anch'io vi saluto, volevo lasciarvi soltanto con un'ultima riflessione, e come dire, nel mio ruolo di colui il quale fa molte interviste ai ragazzi che assumiamo. Non fatevi spaventare dal fatto di dover imparare nuovi linguaggi, appunto Python o Java o altri. Imparare nuovi linguaggi per chi ha una capacità come la vostra, per chi ha dedicato ore di studio a Kant o a Spinoza come prima, non è affatto così difficile, è veramente un'apertura mentale che vi offrirà un nuovi orizzonti. La tecnologia oggi, il mondo tecnologico, soffre di una endemica mancanza di risorse e ragazzi. L'Italia poi in modo molto molto accentuato, e questo è uno dei grandi problemi. Per cui, diciamo, lo spazio qui è enorme. Voi avete delle competenze importanti, arrivate veramente ad avere tantissimo, ma vi manca un pezzettino che vi potrebbe facilitare la vita. Avete il 95% di quello che serve per fare davvero bene nel mondo del lavoro. Investite il vostro tempo, pre-laurea, post-laurea, come diceva giustamente Chiara, selezionando attentamente i corsi e, come dire, istruendovi da voi e investendo, come dire, le settimane o i mesi in cui cercherete lavoro nell'imparare, come dire, i rudimenti della tecnologia. Perché quando farete i colloqui e vi presenterete con un curriculum stellare, con tanto Kant e tanta filosofia, a cui aggiungete la conoscenza anche parziale, anche minore, della tecnologia, avrete davvero enormi, enormi possibilità, e questo ve lo posso garantire. I nostri ragazzi, noi li stiamo, come dire, li monitoriamo, vediamo attentamente quanto imparano velocissimi, tra parentesi, hanno dei risultati ottimi ai vari test, ai coding game, a cui Chiara accennava, sono veramente bravi i filosofi, quindi diciamo, noi siamo molto convinti di quello che stiamo dicendo. Se siete interessati a questo genere di discorsi, contattateci. Se non lavorare da noi, da altre società che conosciamo, ma insomma siamo disponibili a proseguire questi discorsi con ognuno di voi. Grazie dell'attenzione. Grazie mille a Andrea, grazie mille Chiara. Ho un'osservazione e una domanda. L'osservazione è stupenda, l'immagine con il diagramma della struttura proposizionale dell'etica di Spinoza, che non avevo mai visto, bellissima.
La domanda è una domanda soprattutto per Chiara, perché è una cosa che accennava lei e forse magari ha più un'esperienza più fresca di Andrea su questo. Parlavi di imparare linguaggi di programmazione, parlavi di corsi online, forse mi avevi già accennato qualcosa. Dov'è che si può andare concretamente per... Sì, quello appunto che ho iniziato appena entrata in Cube è il corso su Udemy, che è un corso di Java molto standard, molto ben fatto, che dà tutti gli strumenti principali per saper programmare. Io personalmente ho trovato l'apprendimento della programmazione molto molto più semplice, più naturale di quello che mai mi sarei aspettata, e sicuramente sono stata anche mi è stato dato un buono strumento, che è appunto quello che dicevo poco fa. Grazie mille. Allora, a questo punto vi saluto entrambi, vi rivedrò immagino entrambi presto, e chiedo invece a Valentina di comparire. Valentina, ancora non ti vedo. Eccoti. Oh, eccoti qua, perfetto. Allora, Valentina è la bonus track a cui mi riferivo prima, nel senso che Valentina è membro e... forse presto presidentessa, non so se è ancora successo. Presidente, ok. Di GECOM. GECOM è un'associazione ospitata dall'Università degli Studi di Milano, che dà l'opportunità alla nostra popolazione studentessa di fare di fatto un'esperienza lavorativa già prelaurea e tra l'altro in una quantità di differenti settori. Sono entrato in contatto con Valentina e i suoi colleghi in realtà abbastanza recentemente, quindi questa è la ragione per cui sono stati inseriti un pochettino all'ultimo nel roster di questo incontro. Però dopo aver parlato con lei e con la sua collega Francesca, mi sono convinto che fosse un'opportunità che meritava di essere pubblicizzata, e quindi adesso Valentina andrà un attimino a spiegarvi come funziona GECOM, di che cosa si occupano e anche, nel caso che voi siate interessati, come potete mettervi in contatto con loro. Quindi Valentina, a te. Grazie mille. Le chiedo soltanto un favore di essere relatrice. In modo non ti avevo ancora messo, allora aspetta. Esatto, così presento le slide. Intanto dico giusto due parole. Da studentessa ringrazio il Dipartimento per queste grandissime occasioni e da presidente di GECOM ringrazio il professor Guardo per l'occasione di poter raccontarvi un po' di GECOM. Non so dirvi assolutamente nulla sul mondo post laurea, ma posso raccontarvi della mia esperienza da studentessa, quindi da studentessa e da presidente di GECOM. Un secondo che presento. Ditemi se vedete. Sì. Ok, perfetto. Intanto cercherò di essere breve e interattiva il più possibile, perché mi accorgo che l'orario del pranzo sta per arrivare. Ok. Allora, intanto prima di raccontarvi cos'è GECOM, chi è GECOM e cosa facciamo, vi racconto un po' chi sono e come arrivo in GECOM. Scelgo filosofia per passione e credo di non essere l'unica, anzi, credo che se adesso facessimo per alzata ha scelto filosofia per passione, davvero credo che si colorerebbe tutto di giallo. E questo mi farebbe molto piacere, perché so che non sono l'unica. Quindi scelgo filosofia per passione, senza sapere esattamente questo dove mi avrebbe portato. Scelgo filosofia per passione con la consapevolezza di quello che diceva prima Camilla, che filosofia è una facoltà che non si racconta da sola, che non ti mette davanti una porta e una chiave. Credo che proprio oggi è la dimostrazione che di porte ne mette davanti moltissime, dà anche in mano moltissime chiavi, bisogna saper riuscire a far combaciare la porta giusta con la chiave giusta e soprattutto la porta giusta per noi. Credo che in questo
possano essere utili due cose. La prima è farsi delle domande, da buoni filosofi, farsi delle domande. La seconda invece di cogliere le occasioni, entrare in contatto con le persone, cogliere gli incontri. E i webinar come questi sono fondamentali, perché abbiamo conosciuto Francesca, Camilla, Lorenzo, Andrea e Chiara, e Andrea e Chiara ne sono proprio l'esempio lampante che l'incontro è fondamentale in questo. Quindi da buona filosofa, dicevo, mi sono posta una domanda e spero sia quella giusta. Oggi credo di essere arrivata un po' a capire che forse è davvero la domanda giusta. Cosa può darmi la filosofia? Cosa può fare la filosofia nella mia vita? E cosa può darmi la filosofia dispendibile? Cos'è che caratterizza me come studentessa di filosofia piuttosto che gli altri studenti? Cos'è che la filosofia mi dà dispendibile nel mondo del lavoro? E abbiamo risposto già questa mattina spesso a questa domanda. La pongo comunque anche a voi. Cosa può darci la filosofia? E facciamo un piccolissimo gioco. Adesso cerco di presentarvelo. Se riuscite, tutti quelli che hanno sotto mano un telefono, apritelo pure e scannerizzate questo QR code, che adesso vi faccio vedere. Scannerizzate questo QR code o entrate su www.menti.com e scrivete questo codice 1983 6275. È un piccolo gioco per raccogliere un po' tutte quelle che sono effettivamente le risposte a questa domanda. Quindi cosa può darci la filosofia? Vediamo intanto se sono già arrivate qualche risposta. Sì, ne vedo una. Quindi curiosità, sicuramente, anche oggi l'abbiamo visto. Il mondo della filosofia e la filosofia ci può dare quella curiosità sul mondo e sulle cose, che è spendibilissima a livello lavorativo. Flessibilità, pensiero critico, assolutamente. Anche di questo ne abbiamo parlato spesso oggi. Prospettive diverse, verissimo. Le mille porte di cui parlavo prima. Prospettive diverse, esatto. Valori, curiosità, pensiero critico, flessibilità. Poi, una volta che le raccogliamo, giro anche questo al professor Guardo, che rimane un po' il riassunto di questa giornata e di questa mattinata molto intensa. E alla prima domanda posso dire che abbiamo risposto. Quindi abbiamo risposto alla domanda: cosa ci può dare la filosofia? Manca il piccolo passo dopo, quindi cogliere le occasioni e gli incontri. Io ho incontrato Gecom. Noi oggi abbiamo incontrato, come dicevo prima, un sacco di opportunità. Quella che si è unita al mio percorso e al mio percorso universitario è quella di Gecom. Chi siamo? Junior Enterprise Communication and Marketing Milano. Quindi una Junior Enterprise è un movimento che nasce in Francia, in particolar modo, si estende alle università italiane, europee e anche globali. Siamo appunto la Junior Enterprise dell'Università della Statale di Milano, che nasce nel 2007, e facciamo parte di questi due, possiamo dire, network internazionali più grandi, J-Italy e J-Europe. Recentemente si è concluso un evento con J-Italy, quindi che raccoglieva un po' assieme tutti i junior entrepreneur di tutta Italia. Cosa facciamo? Siamo un'agenzia di comunicazione no profit, quindi siamo un'associazione di studenti che lavora per dei clienti offrendo dei servizi soprattutto nella comunicazione e nel marketing. Cosa ci contraddistingue? Tre aree: commerciale, comunicazione, organizzazione eventi e HR audit. Parto da quella che vedete per ultima, perché è quella a cui sono più legata, che per un anno è stata un po' la mia casa in Gecom, l'area HR audit, risorse umane e audit. Come diceva prima Camilla, le risorse umane si occupano di moltissime cose. Noi ci occupiamo di selezione e sviluppo, che è quello di cui parlava anche Camilla, e per quanto riguarda tutta la parte di payroll, non essendo un'azienda, quindi non avendo dei dipendenti ma essendo volontari, è una parte che non ci interessa moltissimo, ma ci occupiamo di gestione delle risorse interne. E la parte di audit è una parte di monitoraggio delle performance di quello che avviene in associazione, che sta pian piano prendendo una strada sempre più autonoma e sta per diventare un'area a sé stante. Per quanto riguarda comunicazione, organizzazione, eventi, è l'area che si occupa di dare un volto a Gecom, quindi quello che vedete nei nostri social, sul nostro sito, anche questa presentazione è opera di comunicazione, organizzazione, eventi. Oltretutto è quello che offriamo ai nostri clienti, quindi servizi di comunicazione, marketing e anche organizzazione, eventi. Quindi anche il volto dei nostri clienti è legato al lavoro fantastico di quest'area.
E poi, come vedete invece all'inizio della slide, commerciale, che è l'area che ci permette di entrare in contatto con i clienti, quindi si occupa di ricerca clienti, negoziazione e poi tutta la parte di firma del contratto. Qual è la nostra missione? La nostra missione è poter cercare di rendere sempre più piccolo possibile il gap università-lavoro, quindi mettere le mani in pasta adesso che non abbiamo ancora una laurea, ma possiamo comunque mettere in gioco molte delle capacità che già stiamo apprendendo. Ci contraddistingue la freschezza, la giovanità. Spesso mi sono sempre chiesta cos'è che porta un cliente a scegliere noi piuttosto che un'agenzia di comunicazione fatta finita. Credo sia questo, la freschezza, il fatto che siamo giovani, abbiamo un sacco di idee e abbiamo anche la possibilità di metterle in gioco. Non siamo professionisti, ma siamo molto professionali, o almeno a me piace dire che puntiamo tutti i giorni ad essere sempre più professionali. Ci caratterizza anche l'esplosività, l'entusiasmo e soprattutto le esperienze che facciamo. Francesca prima diceva, siamo persone che sanno imparare da zero, noi filosofi, e in GECON serve proprio questo, persone che sanno imparare, che vogliono imparare. In questo momento siamo in 37, stiamo crescendo e abbiamo bisogno di crescere, abbiamo 14 anni di esperienza, nel 2022 facciamo giusto 15 anni, abbiamo un super compleanno da festeggiare, abbiamo 47 clienti e 33 progetti. Cosa possiamo fare assieme oggi? Possiamo partecipare a questo recruitment, quindi se vi interessa, se è un incontro che vi può sembrare utile e interessante anche per il vostro percorso, questo è quello che trovate sul nostro sito. Basterà cliccare sul box Partecipa Recruitment e potete candidarvi per entrare nel nostro team. Questi sono un po' di contatti, quindi contatti Facebook, LinkedIn, Instagram e da poco siamo sbarcati anche su TikTok. E se avete delle domande, adesso magari ci sarà lo spazio per un paio di domande, nel caso scrivete a info@gecon.it. E se volete candidarvi proprio ora, basta riprendere in mano il telefono, scannerizzare il QR code e arriverete direttamente alla pagina del nostro sito, la pagina del recruitment in cui potete candidarvi. Finito? Sì. Ok, bene, se ci sono domande ovviamente vi invito a scriverle in chat o a questo punto anche ad alzare la manina e a fare la voce. Nel frattempo, niente, ti ringrazio Valentina, complimenti per la tua nuova carica di presidente, congratulazioni. Grazie mille. Vi invito tutti a considerare la possibilità effettivamente di contattare Valentina o di cercare di partecipare al recruitment, nel senso che come tanti dei nostri relatori hanno detto già precedentemente, è importante iniziare a essere proattivi già prima della laurea e la ragione principale per cui ho pensato fosse una buona idea invitare oggi Valentina a parlare è che questo è sicuramente un caso molto chiaro di proattività, di cercare di iniziare a fare qualche cosa con in mente la vita dopo la laurea. Ringrazio tutti i relatori che hanno partecipato oggi, ringrazio gli studenti, mi scuso per avere rimandato il vostro pranzo, però insomma questo è un problema comune e vi ricordo che avremo ancora una volta sicuramente un altro incontro e realisticamente un terzo. Il secondo incontro di dicembre sarà sulla falsa riga di questo incontro, nel senso che andremo a vedere in realtà altre possibilità legate all'editoria, legate ad altri ambienti, e il terzo incontro invece sarà dedicato al mondo dell'insegnamento e avrà una dimensione anche, diciamo, informativa su alcuni dettagli legislativi che sono emersi di recente, o meglio, che dovrebbero emergere di recente, se tutto va bene. Quindi niente, non vedo domande, quindi ringrazio ancora Valentina, ringrazio Francesca, ringrazio Camilla, ringrazio Lorenzo, ringrazio Andrea, ringrazio Chiara, spero di aver ringraziato tutti e ci vediamo. Buona giornata a tutti. Grazie a lei, buona giornata.